l'anticipo del campionato di Serie A. Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio San Paolo di Napoli, buonasera da Gianfranco Coppola e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Giulio Falchieri vi racconteranno il terzo degli anticipi della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Napoli-Lazio è una partita che può valere lo scudetto, ma può valere anche l'Europa dei grandi, perché le due formazioni, quella di Maurizio Sarri e quella di Simone Inzaghi, lottano per traguardi prestigiosi, prestigiosissimi. La Juventus è di nuovo in testa alla classifica grazie alla vittoria di ieri sulla difficilissimo terreno della Fiorentina, firmata, siglata, griffata da giocatori importanti come Bernardeschi e Gonzalo Higuaín, proprio l'ex più rimpianto del Napoli. La Lazio è reduce da due sconfitte consecutive, la formazione di Maurizio Sarri deve assolutamente vincere per riprendersi la vetta della classifica. Insomma, i temi di questa partita, di questi 90 minuti, della prossima sfida, quelli che vi andremo a raccontare ormai tra pochissimo, saranno ovviamente a metà strada, come detto, tra l'Europa dei grandi e un titolo di stoffa tricolore, un pezzetto di stoffa tricolore da potersi cucire sul petto. Staremo a vedere. Nel frattempo le squadre sono ancora negli spogliatoi, pronte però a scendere in campo con le seguenti formazioni: Napoli con Reina tra i pali, Isai Tonelli, Koulibaly e Marrero in difesa, Jorginho, Lanne e Damsic in mezzo al campo, Caglie con Mertens ed Insigne in attacco, nel consueto 4-3-3 disegnato da Maurizio Sarri, che si oppone alla 3-5-2 altrettanto canonico di Simone Inzaghi, con Luis Alberto e Immobile di punta, con Marusic e Lulic sulle corsie esterne, a presidio della mediana Parolo, Lucas Leiva ed il rientrante Milinkovic Savic. La difesa a 3, Wallace, De Vrij e Radu tutti davanti a Zrakoscia a dirigere l'incontro il signor Banti della sezione di Livorno. Non è stata una settimana tranquilla per entrambe le formazioni. Cominciamo a capire il perché. Del Napoli parliamo con Gianfranco Coppola, al quale diamo il benvenuto in trasmissione. Buonasera a tutti. È un Napoli che deve fare i conti con l'emergenza, a sorpresa clamorosa, mai così in difesa. Non c'è Albiol, il centrale storico della squadra, che non ha recuperato, né Kirikas, il suo sostituto ceduto, Maksimovic, mai troppo considerato allo Zenit di San Pietroburgo. Ecco Tonelli, finora spezzoni di partite in due stagioni, non ha sommato più di 300 minuti di gioco, impiegato al fianco di Koulibaly. È un rischio contro una squadra che ha un attacco forte con Immobile a secco da un mese, ma attaccante capace di infilarsi in velocità nella profondità, che è il suo particolare rivelatore, quindi diventerebbe problematico per la difesa del Napoli. È il momento in cui il pallone comincia a pesare più del peso canonico, si aumentano i chili, si va verso maggio, quando diventerà poi un pallone pesante. Carica responsabilità, si carica di responsabilità la squadra, che a sorpresa diciamo è capolista, perché la Juve sembrava un po' la signora omicidi, ma dopo un avvio faticoso la Juve è lì ed è adesso in fase di sorpasso. Il Napoli in questa serata deve dare molte risposte, così come la Lazio dimostrare che due sconfitte sono l'episodio classico del momento difficile alla ripartenza, ma c'è la solidità di squadra e di volontà. Forse anche per questo Inzaghi ha scelto di lasciare fuori per comportamento irriguardoso il pur talentuoso Felipe il brasiliano, perché non si può farsi lasciar vedere al gruppo che si può comportarsi come si vuole, e quindi in questo senso un messaggio. Eh sì, perché Felipe Anderson ha avuto un alterco piuttosto duro con il suo allenatore durante la settimana nelle post partita, dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa di Ballardini, e insomma i due non se ne sono certo mandati a dire. Le squadre sono già all'interno del terreno a gioco, maglia azzurra per il Napoli, vedremo quale sarà il completo, e della Lazio. Le due formazioni hanno colori sociali assolutamente simili, se non addirittura uguali, per quello che riguarda appunto la discesa sul terreno di gioco. Goulam, maglia numero 31, con questa maglia, con questo numero, tutti gli uomini di Maurizio Sarri sono scesi in campo, e perché Goulam in settimana è stato colpito da un nuovo incidente, un nuovo infortunio al ginocchio, che era stato operato ormai mesi fa dopo la rottura del legamento crociato anteriore, e allora la rottura e la frattura della rotula di quello stesso ginocchio, insomma tanti problemi. Evidentemente la squadra che si sta rivelando un blocco, un motolinea, è veramente uno spogliatoio molto unito in questa stagione, ha voluto così celebrare questa brutta notizia di questo compagno di squadra, e ha voluto comunque far forza allo stesso scendendo in campo con la sua maglia, che è quella numero 31 sul petto, quindi il numero davanti è la scritta Goulam. Peraltro Fasì adesso è in clinica, operato stamattina a Villa Stewart dal professor Mariani, sta seguendo la gara in TV, per questo la sorpresa dei compagni di squadra. E avevi sottolineato
bene naturalmente, un gruppo che tenta questo obiettivo prima di ogni altro, il campionato. È un Napoli differente rispetto alle coppe, è un Napoli che in campionato, anche contro vittorie apparentemente semplici, festeggia a fine partita come se fosse l'ultima di campionato, sente questa responsabilità di arrivare fino alla fine. Lazio che ha svestito poi quella coprituta e svela una maglia con dorsale diciamo bianco-celesti, mentre il posteriore è tutto bianco. Sì, maglia bianco-celeste a strisce verticali per la Lazio, completo azzurro invece per il Napoli. Ci sono circa 1000 tifosi della Lazio che hanno seguito la loro squadra in questa difficile trasferta e sono sistemati così nel bunker, potremmo dire, non nella gabbia. Alla nostra a destra ovviamente grandi misure di sicurezza, ma fino a questo momento dobbiamo altrettanto dire, e ne siamo ovviamente lieti, che non ci sono stati problemi sotto il profilo dell'ordine pubblico. Sarà il Napoli a battere il calcio d'avvio. La Lazio attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Insigne e Mertens sul pallone, pronti a dare il via alla partita. È una Napoli che ovviamente partirà col piede premuto sull'acceleratore, ma attenzione alle ripartenze della Lazio, attenzione alla capacità di Ciro Immobile di andare a cercare la profondità alle spalle della difesa avversaria con i movimenti a grande velocità, appunto a sua volta, e soprattutto alle intuizioni di Luis Alberto, che in questa stagione ha spesso e volentieri innescato il proprio compagno di squadra e di reparto. Del resto la Lazio è terza in classifica e merita è quella posizione, anche se alle sue spalle cominciano a riprendere quota squadre, soprattutto la Roma di Eusebio Di Francesco, che magari dopo tanti problemi potrebbero appunto insidiare quella posizione. Nel frattempo la partita è iniziata subito col Napoli in avanti con l'intervento di Milinkovic-Savic, che gioca di sponda con Lucas Leiva, la triangolazione sul settore basso di sinistra della formazione allenata da Simone Inzaghi, ma con il Napoli che conquista nuovamente il pallone e lo giostra all'interno del cerchio di centrocampo con le balè sul settore di sinistra. Poi la palla in verticale di Mario Rui per Mertens, che cerca il palleggio e l'assistenza al volo per un compagno di squadra, non gli riesce, ma il rinvio della Lazio è troppo corto, e allora Hamsik che fa viaggiare ancora sulla settore sinistra il compagno di squadra, parte attraverso lì in mezzo, ma evidentemente questo dei cross non è esattamente l'arma ideale per l'attacco del Napoli. Il pallone che finisce in fallo laterale nella zona sinistra della difensiva della Lazio, minuti sul cronometro, 1 nel corso del primo tempo, 0-0 ancora il parziale. L'unico aspetto positivo dell'azione che hai raccontato è che Mertens, dolorante alla caviglia sinistra, quindi costretto ad uscire nell'ultima gara a Benevento, ha proprio sprintato su quella fascia appoggiando la caviglia e poi crossando, quindi evidentemente recupero pieno per il calciatore belga. Evidentemente così, mentre attenzione Insigne che prova a mandarsene un paio di avversari, poi retrocede il pallone dalle parti di Mario Rui, si va centralmente da Jorginho, di sponda anche egli per Koulibaly, il quale si muove spostando palla sempre sul settore di sinistra, dove Mario Rui, attaccato da Parolo, preferisce ritornare sui suoi passi e far circolare la sfera all'interno della propria tre quarti di campo. Tonelli, ex Empoli anche lui, sul settore di destra per Isai, riceve palla il centrale toscano, oggi chiamato dal suo allenatore per andare, come ci ricordava opportunamente Gianfranco Coppola, a coprire una zona dove sono molto infortunati. Allen prova la percussione centrale, viene fermato all'ultimo momento dalla chiusura dei difensori della Lazio, in particolare è stato De Vrij ad occuparsi della cattura del pallone, ha ceduto a Lulic, slalom all'interno della propria tre quarti di campo, pallone appoggiato sulla corsia di sinistra per Milinkovic-Savic, poi gran palla in profondità di Lucas Leiva per Ciro Immobile, che parte dalla sinistra, prova il traversone in mezzo, la chiusura è proprio quella di Tonelli, che scaraventa la sfera sul fondo e quindi calcio d'angolo. Tema tattico della partita esemplificato in questa azione, Napoli che preme, contropiede della Lazio, la ripartenza bruciante a centrocampo, il lancio profondo, subito la percussione sulla sinistra, ci ha messo una pezza Tonelli, che in maniera veramente imperiosa ha recuperato la posizione anticipando l'attaccante, altrimenti lanciato pericolosamente a rete. Va adesso Luis Alberto da sinistra con l'interno destro, traiettoria a rientrare in mezzo, il colpo di testa ad allontanare dei difensori del Napoli, un pallone inseguito nella zona sinistra alta del terreno di gioco da Senad Lulic, parte la sua traversone verso il secondo palo, la difesa del Napoli non è molto ben posizionata, c'era Ciro Immobile ad aspettare lì dalla destra, viene corroborato nella sua azione offensiva ora da Marusic, il tentativo di dribbling dello stesso Immobile, il traversone in mezzo pericoloso, rete, la Lazio in vantaggio esattamente al minuto 3 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo stadio San Paolo di Napoli, ha segnato la Lazio, ha segnato De Vrij sul traversone da destra di Ciro Immobile, è stato probabilmente il difensore olandese a sfiorare il pallone di quel tanto che è bastato per mettere fuori casa Pepe Reina, che è andato alla ricerca del pallone dopo un rimbalzo, non l'ha trovato, la sfera stessa che si è persa alle spalle dell'estremo difensore del Napoli, e la Lazio è
è in vantaggio per 1-0. Ha esultato De Vrij sul traversone di Giro Immobile, probabilmente ha semplicemente sfiorato il pallone con il collo dello scarpino sinistro, se non andiamo errati, anzi lo scarpino destro. Ha cercato Pepe Reina in un intervento con la manona, ma il rimbalzo lo ha tradito, la Lazio è in vantaggio per 1-0. Subito una sorpresa al San Paolo. Ma diciamo che si è visto a un certo punto che il Napoli aveva addirittura Insigne nell'area piccola, quindi nessuno ha tenuto bene la posizione. De Vrij si è trovato su quel cross a spiovere inspiegabilmente, potremmo dire da solo, ha appena appena accennato un tocco, Reina è rimasto sorpreso, Lazio in vantaggio, mentre Immobile è stato bravo nel calibrare il cross. Certamente gara che si riapre in maniera inaspettata. Attenzione, Caglioconi in area di rigore, arriva ancora De Vrij, anzi Lulic, a colpire di testa, a mettere il calcio d'angolo e tiro dalla bandiera in a favore del Napoli da destra, che è con interno il piede destro, traiettoria lucile rispetto alla porta, difesa da stracoscia, poi però arriva Mario Rui per imprimere la traiettoria inversa al pallone, perché lui è mancino pieno, il terzino portoghese ex Empoli e Roma, andrà a trasferire la sfera all'interno dell'area di rigore avversaria, a giocarla corta con lo stesso Caglioconi, mentre i minuti sul cronometro sono 5. Nel corso del primo tempo la Lazio è in vantaggio per 1-0, la rete di De Vrij, se è stato lui per ultimo a toccare il pallone, nel frattempo parte il cross al secondo palo, troppo alto per tutti, termina direttamente sul fondo, nulla di fatto, semplice rimessa in favore della Lazio, una Lazio che è andata a segno in maniera maligna, addirittura proprio all'altezza del terzo minuto, perché ha sfruttato la prima azione offensiva, ha guardato secondo me De Vrij anche il piazzamento della difesa del Napoli, è andato ad attaccare lì lo spazio, quello spazio che era stato lasciato libero da Immobile, che è andato a prendersi il pallone in posizione della destra, ha crossato in mezzo a rientrare in maniera molto pericolosa, e allora lì De Vrij ha colpito il pallone, probabilmente era solo sfiorato, fatto sta che Pepe Reina fuori causa non ha potuto che guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle, Lazio in vantaggio per 1-0, Lazio che ora deve difendersi dall'iniziativa del Napoli, che prova a sviluppare il suo gioco sulla corsia di sinistra, ma è buona l'entrata dello stesso De Vrij con il pallone che rimane nella tre quarti bianco-celeste, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli, però per un'entrata evidentemente non tra le più ortodosse di Wallace, che poi va a contatto con Mario Rui, tra i due ci sono, c'è tanta differenza di centimetri, dobbiamo dire, si sì. Sono detti qualcosa, non si è capito cosa, probabilmente un altro attenuto, una parolina di troppo, anche perché l'arbitro non aveva fischiato calci di punizione bensì una rimessa laterale da assegnare al Napoli, al prodotto offensivo sinistro del suo schieramento. Sì, con Insigne e pace fatta. Intanto, tornando al gol, se mi consente li avvolgo velocemente il nastro, De Vrij forse aspettava un cross buono per la sua testa sì. Anziché per quel piedino così maligno, forse Reina poteva tentare un'uscita di più nell'area piccola, tentare una disperata uscita, è rimasto invece completamente fermo. Ancora la Lazio che adesso gioca con grande attenzione all'interno della prima tre quarti, il disimpegno per Milinkovic-Savic, cerco centrale del campo, Ciro Immobile che accorcia i metri del terreno per andare a smistare palla sui suoi compagni di reparto sul settore di sinistra, eccolo Lulic affrontato immediatamente dal terzino sinistro della formazione destra della formazione Napoli, Usai, l'intervento di Allan che va a chiudere il capitano biancoceleste, gli concede semplicemente la rimessa laterale, i minuti sul cronometro che sono 7 nel corso del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0, la rete di De Vrij alla terza, attenzione Luis Alberto prova adesso a destreggiarsi alla posizione alla sinistra, lo fa bene appoggiando le sue spalle per Lulic, si fa vedere in mezzo al campo Lucas Leiva tra le linee, Luis Alberto il palleggio corto con Milinkovic-Savic che viene fermato, va sullo stretto anche il Napoli, c'è il fallo di Luis Alberto e danni di Allan, c'è l'arbitro che resta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli, ripetiamo quando siamo giunti al settimo minuto, ormai l'ottavo nel corso del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0, è un Napoli che evidentemente deve reagire e prontamente anche alla rete subita al quarto minuto di questa frazione di gioco per andare in qualche modo a cullare quel sogno che si chiama scudetto. Ora Banti fa innervosire un pochino il pubblico e i giocatori del Napoli, perché quel pallone è partito dai piedi di Usai per un calcio di punizione che però non era stato fischiato, ed allora ecco il Napoli ripartire adesso ancora con Usai, alle sue spalle c'è Allan di prima intenzione in mezzo, gioca Caicondi sponda, Giorrigno attacco della profondità dalla parte di Mertens con De Vrij che legge bene la situazione, con Milinkovic-Savic che non arresta la sfera e con Allan che la recupera in posizione di alla destra, pressato da Lulic, termina a terra, forse c'è un fallo ai suoi danni, si scusa Lulic, non è dello stesso parere Allan che lo manda a quel paese, però Coppola. Beh, questo è sbagliato da parte di Allan, che Lulic si è scusato subito, Allan non può pensare che l'avversario in vantaggio distende il tappeto per andare avanti. No, forse il secondo fallo consecutivo ai suoi danni proprio di Lulic e questo l'ha fatto arrabbiare. Nel frattempo però il Napoli ha catturato nuovamente il pallone sempre con il brasiliano Jorginho, in mezzo la triangolazione tra Caglioconi e Mertens, l'arbitro che non fischia il calcio di punizione, pubblico del Napoli che si infuria, Lazio che prova a ripartire, Milinkovic-Savic Immobile, Parolo è partito a destra, nel frattempo
Marusic è stato servito semplicemente in questo momento da Wallace alle sue però spalle. Interviene Mario Rui che gli concede la rimessa laterale proprio a cavallo tra le due metà campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando sono 9 minuti di gioco sul cronometro, quando il punteggio preme la Lazio in vantaggio per 1-0, stracoscia dopo il retropassaggio lunghissimo il suo compagno di squadra, va con i piedi dall'interno dell'area di rigore sul settore di sinistra, splendido l'aggancio di Milinkovic-Savic per Immobile in area di rigore. Immobile in due su di lui. Nel frattempo però l'arbitro aveva alzato la bandierina, anzi il suo collaboratore aveva alzato la bandierina per segnare la posizione di fuorigioco da parte di Ciro Immobile. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Napoli, ma la Lazio negli spazi va a nozze e sta facendo una grande partita Immobile, spesso sulla linea dei centrocampisti, e poi riparte cercando quella profondità che è la sua specialità, come in questo caso dove Peretti ha visto forse quei pochi centimetri in più per vedere il fuorigioco che ha fermato altrimenti un'azione che Immobile stava concludendo. Quindi Lazio da controllare a centrocampo, prende tutti i palloni la squadra biancoceleste finora. Ora Allan in fase di interdizione su di lui in maniera dura, ancora una volta Lulic, questa volta è il terzo consecutivo, vediamo cosa succede. Allan è andato a scatenarsi viso contro viso a pochi centimetri con il capitano della Lazio, Koulibaly, anche si arrabbia con Lulic, va a chiedere spiegazioni, mettersi contro Koulibaly non è esattamente la migliore delle idee. Lulic mi sembra uno che non ha paura di nessuno. No, però insomma con Koulibaly lascerei stare. Comunque calcio di punizione in favore del Napoli con Maurizio Sarri, visto che tutto si è svolto a pochi metri dalla sua panchina, che va ad intimare la calma ai propri giocatori. Ora con Banti che chiama a sé sia Allan sia lo stesso Lulic, cioè a dire o state calmi o vi mando anzitempo negli spogliatoi. Ma evidentemente Allan, dopo tre falli dello stesso Lulic, anche abbastanza diciamo così cruenti, si è un po' arrabbiato e se l'è presa prima col giocatore della Lazio, poi col direttore di gara Coppola. Adesso è anche Sarri che raccomanda calma ad Allan, che dice il terzo, ha proprio mimato il terzo, quindi è chiaro che l'arbitro adesso ha il cartellino quasi a metà percorso. Aspettiamo il prossimo e poi qualcuno ci andrà sotto, sì, anche magari uno finora innocente. Uno che in questo momento non ha fatto nulla. Nel frattempo Koulibaly porta avanti il pallone, lo scambia con Mertens che lo scaraventa di molti metri lontano, quasi al limite della sua area di rigore, dove lo controlla con la coscia addirittura Pepe Reina. Da questi è Koulibaly, Mario Rui che rimane a sinistra però molto basso. La Lazio sta alzando la pressione andando a prendere i giocatori del Napoli molto alti, infatti recupera il pallone la formazione biancoceleste sempre con Milinkovic-Savic, la pallone sulla destra, ha giocato male da Parolo, bene da Koulibaly che poi sta per farsi sorprendere da Luis Alberto, all'ultimo momento ci mette la punta del piede il difensore centrale del Napoli, riesce a trasferire la palla dal suo portiere, mentre attenzione che se ne va Isai dalla corsia di destra, prova a mettere in mezzo, ancora imprecisioni con De Vrij che scivola, sbaglia a sua volta, recupera palla Milinkovic-Savic, evita la pressione di Alla, non alla partita. È veramente molto molto godibile dal punto di vista proprio dell'intensità, no Gianfranco Coppola? Molto molto sì, è una bella partita, sempre sul filo del contrasto deciso ai limiti del regolamento, però Lazio che a centrocampo con l'uomo in più riesce a gestire meglio il pallone. Ancora una gran palla di Milinkovic-Savic a destra per Marusic, il pallone è leggermente troppo lungo, ma Marusic deve stare semplicemente pochi metri più avanti perché poi può scatenare la sua corsa verso l'area di rigore avversaria. Prova l'aggiramento insigne di Wallace che non si fa ingannare a recuperare il pallone, quest'ultimo lo scambia con i compagni di squadra, accelerone da parte della Lazio, il tentativo di girare immediatamente di Mertens per Insigne, pallone troppo in verticale rispetto alla posizione esterna dello stesso Lorenzo Insigne, con la sfera che finisce docile tra i piedi di Stracoscia. I minuti sul cronometro che sono 12 nel corso del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0, il Napoli che prova a spingere ma non crea preoccupazioni almeno per il momento alla difesa avversaria. Nel frattempo l'arbitro ferma il gioco nonostante il Napoli fosse in possesso del pallone per assegnare un calcio di punizione in fuori della formazione di Sarri per un fuorigioco di rientro da parte dello stesso Marusic, se lo andiamo entrati, anzi Immobile. E nel frattempo però la difesa della Lazio spazza lontanissimo un pallone che finisce addirittura in fallo laterale dalle parti di Koulibaly, che con le mani aziona all'interno della sua area di rigore. Pepe Reina con i piedi quest'ultimo si avvicina al dischetto del rigore, poi studia il piazzamento dei compagni di squadra, se la prende abbastanza comoda il portiere del Napoli. Del resto siamo semplicemente al 13° minuto nel corso del primo tempo e però c'è da dire che il Napoli è sotto di un gol, quello segnato da De Vrij al quarto dopo il traversone millimetrico di Ciro Immobile. Nel frattempo il lancio per Kayekon che vince il duello di testa con il diretto avversario, poi recupera palla Radu, da per Wallace che si addormenta
trascina il pallone nella sua area di rigore, stava per arrivare Insigne, lo sposta sul centro di destra, Marusic prova ad andare via, Mario Rui che non gli concede spazio, il pallone che finisce oltre il perimetro di gioco, la rimessa laterale in favore della Lazio al proprio fronte difensivo destro, lo stesso Marusic che attende il piazzamento dei propri compagni di squadra, gli si fa incontro Luis Alberto lontanissimo dalla posizione offensiva, ora semplicemente occupata da quel Ciro Immobile che staziona all'interno del cerchio centrale del campo con i giocatori della Lazio che manovra il pallone all'interno della loro area di rigore, stracoscia rischiando un po' per Lulic, rischia anche lui ma in qualche modo fa per venire il pallone a rado, carambola la sfera sul ginocchio di Kayekon e poi finisce sul fondo, la rimessa è in favore della formazione di casa, quando i minuti sul cronometro sono 14 nel corso del primo tempo, lo Lazio è sempre in vantaggio a Napoli per 1-0. È un Napoli che però ha qualche difficoltà in fase di impostazione perché Reina non trova Albiol, solitamente bravo a mettersi in posizione di ricevere il passaggio e ripartire magari insieme, evidentemente è meno affiatato ovviamente il rapporto con Tonelli, non rischia nulla, in molti casi il Napoli è costretto stranamente a lunghissimo rilancio dal portiere in avanti. Intanto il Napoli al limite dell'area prova ad andarsene, Mertens che viene affossato, l'arbitro non concede il calcio di punizione, la Lazio che prova a ripartire, Immobile per Luis Alberto, il contropiede bianco celeste, Luis Alberto in slalom in mezzo ad avversari, prova a lanciare Immobile che sfortunatamente per lui colpisce il pallone con l'eterga dello Scarpini e allora di fatto agevola il recupero difensivo del Napoli, siamo al 15esimo, la Lazio che conduce per 1-0, ma dobbiamo dire che è una Lazio che sta interpretando la partita nel migliore dei modi, grande sicurezza in difesa e grandi ripartenze soprattutto in attacco, Osai ora prova a imperfezionare sulla costa di destra, fa fuori due avversari, cerca la percussione centrale, poi viene messo giù, alza le mani Lulic, c'è fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore del Napoli all'interno della tre quarti campo della Lazio con un Simone Inzaghi che è scatenato all'interno della sua area tecnica, continua a dare istruzioni ai propri giocatori, ricordiamo che la Lazio è reduce da due e sconfitte consecutive e stasera si presenta al San Paolo in questa partita difficile, Kayekon in area, stracoscia che esce e riesce ad anticipare l'ultimo momento il tentativo del giocatore della Napoli che era stato lanciato da questo calcio di punizione di Jorginho praticamente a sorpresa ed era stata colta di sorpresa la difesa della Lazio, che ora però prova a ripartire, Tonelli, Milinkovic-Savic resiste con relativa facilità al suo tentativo di carica aerea e poi scambia con i propri compagni di squadra prima di lanciare o tentare di lanciare in profondità un compagno, il pallone che finisce fuori l'ultimo a giocarlo però è stato probabilmente un giocatore della Lazio e così la rimessa laterale in favore del Napoli già battuta, Jorginho in mezzo per Mertens, la girata di esterno è centrale per Marek Hamšík che può avanzare palla al piede fino quasi ai 20 metri, poi litiga col pallone il giocatore slovacco, succede qualcosa di stranissimo, praticamente non aveva avversari che gli si in qualche modo facevano incontro, mentre attenzione la Lazio che riparte Immobile in area di rigore da sinistra, la sterzata improvvisa, arrivano a chiudere tutti, dice mia Reina che fa su il pallone, lo scaraventa sul settore di sinistra per Lorenzo Insigne, prova ad attaccare Wallace, stringe in mezzo il 23, poi chiama l'azione centrale Jorginho, avrebbe spazio il Napoli per attaccare, il movimento di Kayekon che non viene premiato però dal lancio dell'italo brasiliano che scambia invece con Marek Hamšík, il pallone in profondità ancora per Insigne, Insigne in area, prova la conclusione di Pino di controbalzo da una posizione del campo molto molto complicata all'interno dell'area di rigore alzando la traiettoria per un pallonetto complicatissimo, dicevamo a dir poco, la sfera che si perde sul fondo, nulla di fatto, 17esimo ancora Lazio in vantaggio per 1-0. Con la parte bassa del radar dell'occhio destro ha visto qualche compagno in area, poi ha deciso la conclusione personale, era troppo tardi per coordinare bene tutto non avendo scelto di passare a centro area Mertens e Caglione in fase di arrembaggio e quindi poi ha sbagliato. Intanto questo Milinkovic-Savic conferma, nonostante la grande altezza delle doti da giocoliere, come fosse alto 1,50 m. Eh sì, grande proprietà tecnica di questo giocatore che infatti è nel mirino di grandissimi club europei. Nel frattempo però il Napoli ha recuperato il pallone, siamo al 17esimo nel corso del primo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0. Jorginho porta la sfera dalle parti di Marek Hamšík, quest'ultimo si gira, cerca compagni di squadra smarcati, ne trova uno in Insigne dalla posizione del centro sinistra, ancora per Mertens, il tentativo di triangolazione questa volta, i tre lì davanti fanno veramente molta molta fatica a trovarsi, mentre lo speaker dello stadio intima gli spettatori del San Paolo di evitare il lancio di Mortaretti, si sono sentite un po' di detonazioni abbastanza fragorose, no Coppola? Direi un po' troppo da capodanno, diciamo così. Allora il Napoli che prova ad attaccare nuovamente dalla corsia di sinistra, siamo al 18esimo, lo Lazio in vantaggio per 1-0, scambiano palla all'altezza dei 40 metri, Hamšík ed Insigne, pallone che torna indietro da Mario Rui e ancora ritroso all'interno della metà campo azzurra con Koulibaly che lo controlla, poi lo scambia con Tonelli, il tentativo di quest'ultimo di far proseguire Isai che stoppa con l'interno del piede destro dall'auto di competenza che è sempre quello destro, poi Allan che va ad accorciare il campo per farsi dare il pallone al compagno di squadra, riesce ad aggirare Lucas Leiva, mette nuovamente in movimento Usai
il lancio in profondità di quest'ultimo troppo basso, corto, leggibile per la difesa della Lazio, Jorginho che non è preciso nel suo tentativo di controllo. Luis Alberto sì, e vede alle sue spalle adesso Lulic che prova ad andarsene azionando le sue lunghissime leve, poi scambiando sul settore di destra, questa volta però Mario Rui capisce tutto, sbaglia il controllo però, e allora nuovamente Lazio. Parolo all'indietro per Wallace, tanti errori di grammatica stasera per i giocatori del Napoli. Sì, molti errori di imprecisione, come ti dicevo, aumenta la responsabilità, lo svantaggio dopo appena 3 minuti ha certamente un po' destabilizzato la squadra, scuotendola pesantemente, fatica a centrocampo, fatica nella velocità in attacco, dove altrimenti la fluidità di manovra, la pericolosità è stata la caratteristica del Napoli, che ha reso spettacolare finora il suo campionato. Siamo al 19° minuto nel corso del primo tempo al San Paolo di Napoli, Lazio in vantaggio per 1-0. Osserviamo gli sviluppi di questo tema offensivo del Napoli, poi andremo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata. Il lancio di Insigne, centrale per Mertens, ferma con il petto, perde qualche metro sul terreno di gioco, chiama l'azione alla nera, questi ancora Jorginho, si muove l'italo brasiliano Amsic nella posizione di mezzo sinistro, la verticalizzazione su Insigne che con l'esterno destro fa viaggiare nuovamente il compagno di squadra slovacco, da questi nuovamente al 23 che alza lo sguardo, mette il pallone in mezzo troppo lungo perché Iacon stracoscia con facilità. 20° minuto nel corso del primo tempo al San Paolo, il Napoli è sotto di un gol, conduce la Lazio per 1-0 e noi diamo la linea di Suisax Rubra per la messa in onda del primo mini spot della serata. La mia vacanza è magica. Ho scoperto il regno incontaminato della Sibilla. Mi sono immersa nelle grotte di Frassassi, la città sotterranea scolpita dalla natura. Ah, le Marche, l'Italia in una regione. Turismo.marche.it, POR, Fondo Europeo Sviluppo Regionale 14-20. Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio San Paolo di Napoli. Siamo al 20° del primo tempo, il Lazio è in vantaggio per 1-0, la rete di De Vrij al quarto minuto dopo il traversone maligno, dicevamo, di Ciro Immobile, mentre attenzione a Marek Hamšík che avrebbe spazio per attaccare, poi libera sulla corsia di sinistra Insigne, punta l'avversario quest'ultimo, cerca la linea di fondo, va al traversone in mezzo, anzi si trattava di Mario Rui per due volte, prova anche con la testa l'esterno sinistro di Sarri ma non riesce, mentre Milinkovic-Savic, giocata divina del centrocampista biancoceleste, sombrero ai danni di Allan dopo un controllo che ha calamitato il pallone sullo scarpino destro, alla fine lo hanno chiuso, il suo lancio in profondità, il Napoli già dalla parte opposta con Mertens che prova qualcosa di veramente molto complicato dalla lunghissima distanza, dopo aver alzato il pallone con il destro, aspettato che si abbassasse per andarlo a calciare di collo pieno, è finito di poco sul fondo, nulla di fatto comunque, 21° in corso, la Lazio ancora in vantaggio per 1-0. Lazio che conserva bene il vantaggio senza arretrare, anzi provando a costruire molto a centrocampo con l'uomo in più, la superiorità numerica stavolta Mertens ha visto il stracoscio, ovviamente un po' avanzato, la Lazio stava attaccando, ha tentato una conclusione dai 35 metri, non ha né la potenza per questo tiro né poteva pensare che poi la palla finisse dentro in maniera prepotente da non consentire l'intervento del portiere. Attacca il Napoli, De Vrij che respinge, il pallone che rimane all'altezza dei 20 metri della Lazio, ancora Milinkovic-Savic a distribuire gioco come raramente abbiamo visto fare, grazie alla precisione e alla bellezza del gesto tecnico del giocatore serbo, questa volta Tonelli è fortunato perché nel suo tentativo di retropassaggio trova la rimessa laterale perché è andato ad incrociare di fatto i piedi di Ciro Immobile che però era appostato alle sue spalle e poteva eventualmente approfittare. Il Napoli che continua ad attaccare, questa volta dalla corsia e di sinistra, ancora con Mario Rui, si allarga in Insigne, riceve palla invece alle sue spalle Hamsik, che da questi ancora ritroso nel cerchio centrale del campo, si muove Koulibaly così come del resto Allan, poi Tonelli, visto che non c'è sbocco lì davanti perché la Lazio sapientemente difende con 8 uomini dietro la linea del pallone, lasciando Luis Alberto e Ciro Immobile lì davanti, lasciando soprattutto nelle posizioni chiavi di recupero del pallone Milinkovic-Savic e soprattutto Lucas Leiva, i difensori appoggiano il pallone uno dei due e poi Lucas Leiva e soprattutto Milinkovic-Savic riescono a pulire quei palloni, a veramente trasformarli in oro per le ripartenze di una Lazio che sta assolutamente meritando il vantaggio. Quando siamo giunti al 23° minuto nel corso del primo tempo e quando la Lazio è sopra di un gol, quello segnato da De Vrij al quarto minuto, il lancio per Caglie, con in area la chiusura di Lulic, sta per arrivare Mertens anticipato all'ultimo momento e da Parolo che alza il pallone a campanile, in qualche modo i giocatori del Napoli recuperano palla con Allan, poi va Hamsik per Insigne che prova il pallonetto, nuovamente la sfera che finisce
sul fondo, certo, è una giocata bellissima lì da sinistra, sempre con il piatto destro, guardando la porta a giro di controbalzo, questa traiettoria lenta anche se velenosa, magari però portarsi il pallone avanti e sparare con il sinistro forte potrebbe essere più efficace? Certamente sì, però lui ha visto il portiere un passo davanti e ci ha provato a metterla nell'angolo lontano, sarebbe stato un gol come si usa dire da tempo. Infatti facendo così Lorenzo Insigne con le dita, il pollice e l'indice distensiati di pochi millimetri, come a dire, è andata fuori di tanto, mi ricorda per Roberto Baggio a San Delima tanti anni fa. Nel frattempo attenzione ancora il Napoli, che adesso sta carburando i giri del suo motore per quello che riguarda il reparto offensivo, e lo sforzo della Lazio è quello di chiudere sugli avanti della formazione di Maurizio Sarri, che adesso giocano ogni pallone come se fosse quello decisivo. Brava la Lazio ancora con Milinkovic-Savic, poi Luis Alberto si muove fintando la corsa in profondità, Ciro Immobile poi evidentemente l'avrebbe voluta sui piedi, ed allora Pepe Reina può intervenire senza eccessivi problemi. Siamo al 24esimo nel corso della primo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0, la partita è avvincente. Marek Hamšík dalla posizione di mezzo sinistro va centralmente da Mertens, che prova una giocata veramente incredibile ai danni di un avversario, poi attenzione che c'è qualcosa in area di rigore, succede che con palla lontana è andato forse Wallace in ostruzione su Mertens, che è terminato a terra, l'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, ancora Napoli in avanti, Stracoscia che anticipa, Kayekon va a recuperare il pallone in presa aerea, è finito a terra Stracoscia, c'è forse stato il contatto con Kayekon, dello stesso avviso il direttore di gara che comanda il calcio di punizione in favore della Lazio. Sì, Wallace sostanzialmente aveva capito di aver portato il pallone in maniera un pochino troppo leggera all'indietro per il proprio portiere, e poi si è messo lì a ostruire la strada Mertens, che quel pallone cercava di inseguire. Sinceramente però non mi sembrava ci fossero gli estranei per un calcio di rigore. In realtà Mertens ha un po' diciamo accentuato, la palla l'avrebbe presa il portiere, però è chiaro che si gioca sul filo dei nervi, infatti poi Caglion, giocatore solitamente corretto, ha steso la gamba oltre il dovuto, ha infortunato Stracoscia, la Lazio guadagna un po' di tempo. Il Napoli è stranamente nervoso come in poche altre occasioni, non riesce a mettere in fila 5 passaggi consecutivi, laddove una squadra che credo abbia nel numero dei passaggi precisi una media abissale. Gianfranco, però si dice di quel pallone pesante inizio partita? Qua inizio partita il pallone comincia a diventare sempre più pesante, da qui a maggio arriverà a 10 kg, quindi prenderà con la Juventus che corre così, ovviamente per il Napoli quel pallone si fa pesante, quando le cose si mettono male come si sono messe male stasera con la Lazio che è passata in vantaggio, male per il Napoli ovviamente al quarto minuto grazie a De Vrij, ecco che i giocatori di Maurizio Sarri accusano quel nervosismo, quell'ansia da prestazione, no? Che li deve sempre per colpa della Juventus, per colpa si è detto ovviamente tra mille virgolette, andare a 200 all'ora per vincere le partite. Ora attenzione, è proprio il Napoli che prova a spingere, Allan con la punta del piede, fuori giri, però anche in questo caso il passaggio è fuori traiettoria, con Tonelli che va a catturare di testa il retro, il lancio della difesa della Lazio appoggiando all'indietro il proprio portiere Pepe Reina, quindi Mario Rui che si imbola sulla corsia di sinistra, serve ad Hamšík, 26 sul cronometro, Lazio in vantaggio per 1-0, Koulibaly che sposta il pallone sull'estremo settore di destra a metà strada, e però tra Kayekon e Osai ne approfitta Lulic, da questa è Ciro Immobile, si fa vedere Luis Alberto tra le linee, ancora lo spagnolo sul settore di sinistra per Lulic che potrebbe andare dal traversone, eccolo che parte, salta Milinkovic-Savic, forse spinge alle spalle l'avversario, l'arbitro decide che si tratta di un calcio di punizione in favore del Napoli dall'interno della propria area di rigore per questo fallo subito, se non andiamo errati, da Mario Rui, era andato allo stacco prepotente Milinkovic-Savic in uno dei pezzi forti del suo repertorio, repertorio però molto molto ricco, Gianfranco Coppa. Veramente non riesco a trovare un difetto, questo che a volte detta dei passaggi ai compagni che faticano anche a intuirne le intenzioni. Sì. Siamo al 27esimo nel corso del primo tempo, il Napoli continua ad attaccare, attenzione al movimento di Mertens, piuttosto appannato questa sera, Wallace che allontana Koulibaly alla caccia del pallone con il petto all'indietro per Pepe Reina, rischiando tanto perché Ciro Immobile è andato a pressare grazie alla sua grandissima velocità e cercando magari di provocare l'errore dell'avversario. Hamšík da mezzo sinistro avanza palla al piede, Mario Rui ancora lì a dettare a ricevere il passaggio con Koulibaly che alle loro spalle scambia nuovamente con Jorginho, gli spazi sono sostanzialmente ostruiti dai giocatori della Lazio che però mantengono sempre Luis Alberto e Ciro
Immobile lì davanti, segno evidente che la Lazio non vuole rinunciare alla ripartenza della Napoli con il fraseggio stretto ma impreciso, ed eccolo qui contropiede della Lazio, vanificato dall'errore di Immobile, dal recupero palla di Usai dopo il tocco di Jorginho, e quindi Allan dal settore di destra deve evitare Milinkovic Savic, lo fa bene poi però Mertens all'indietro per Jorginho, c'è grande confusione ora all'interno del campo, c'è il pallone che finisce alto del perimetro di gioco, c'è la rimessa laterale che viene assegnata alla Lazio, hanno giocato un po' a rubamazzo i giocatori, sì, no? Ognuno rubava il pallone all'altro, bravo, alla fine poi è arrivato l'ultimo tocco di un giocatore del Napoli, Lazio che con Ljulic riparte ovviamente provando a tenere il tono basso, però quando non ci sono palle inattive e si gioca i ritmi sono molto alti, forse superiore addirittura alle previsioni, e da qui si spiegano certi errori di passaggio, perché effettivamente cercare la precisione a questa velocità è molto molto complicato. Nel frattempo Lance Osai questa volta aveva però la possibilità di distribuire al meglio il pallone verso il suo compagno di squadra Mertens, che è stato facilmente anticipato da De Vrij, il rilancio del portiere Stracoscia tra i piedi di Koulibaly, cieco centrale del campo, i minuti sul cronometro che sono 29 nel corso del primo tempo, la Lazio che vince per 1-0, il lancio di Hamsik per Insigne leggermente troppo lungo, Stracoscia che esce poco fuori rispetto alla sua area piccola, controlla con i piedi prima e con le mani poi cercando compagni di squadra smarcati e liberi poco fuori, però i suoi 16 metri stavolta non li trova, e allora va al rilancio lungo sempre dalle parti di Milinkovic Savic, svetta su di lui Tonelli, il pallone poi tra i piedi di Lucas Leva che prova a distribuirlo sulla destra per Marusic, vince il primo contrasto non il secondo con la sfera che comunque viene addomesticata dai giocatori di Simone Inzaghi, Wallace, Marusic in profondità, si fa vedere adesso Immobile, allarga sul settore di destra, il pallone è giocato centralmente a Lucas Leva proprio e per Immobile, e va a largo per un giocatore della Lazio in posizione regolare, parte attraverso di mezzo, il colpo di testa di Parolo, il pallone sul fondo anticipato tutti all'altezza del primo palo, Marco Parolo col traversone che arrivava a destra di Marusic, ha colpito con la fronte piena Alexis Sanate, non è riuscito però a centrare il bersaglio, Lazio pericolosissima, siamo alla mezz'ora, Lazio che conduce per 1-0 e che stramerita questo vantaggio. È la verità, Lazio che porta ad ampio spettro l'azione d'attacco, sembrava una palla perduta pochi secondi fa, quando invece è sbucato sulla corsia di destra per il cross Leiva, e quindi il passaggio, il Napoli deve riuscire a rimettere la gara sul corto, se lascia allungare la Lazio che ha presidio territoriale migliore riesce a gestire bene la palla. E soprattutto fisico migliore, ancora un lancio, Milinkovic Savic, c'è un controllo in mezzo, c'è stato però forse il fallo dello stesso giocatore serve ai danni di un avversario, forse su Tonelli, è proprio Milinkovic Savic che va a chiedere spiegazioni a Tonelli, come dire sono stato io, ti ho fatto qualcosa io, Tonelli che gli risponde io non ho parlato proprio, l'arbitro comunque ha già deciso, calcio di punizione in favore della formazione di casa, siamo al 31esimo. La Lazio in vantaggio per 1-0 per la gioia dei suoi tifosi proprio sotto di noi nella gabbia, un migliaio circa, nel frattempo che con prova ad andare a sinistra legge splendidamente De Vrij, poi Ljulic, poi Lucas Leiva, un tentativo di aggiramento da parte dei due avversari e poi il retropassaggio sempre all'indirizzo di De Vrij che deve portare avanti palla, cerca e trova tra le linee Luis Alberto, si muove che sull'ultimo è partito a destra, Marusic riceve il pallone accanto alla linea laterale, accanto al vertice dell'area di rigore, prova ad andarsene, Marusic mette il pallone in mezzo pericoloso rasoterra, non ci sono compagni di squadra, c'è semplicemente Koulibaly che poi rilancia in avanti di prima Mertens per Kayekon che poi interviene fallosamente ai danni di un avversario, finisce a terra se non andiamo errati proprio Lucas Leiva, l'arbitro che ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in e fuori della Lazio, e tutto questo gentili ascoltatori quando abbiamo raggiunto il 31esimo minuto nel corso del primo tempo, quando la Lazio è ancora in vantaggio per 1-0, la rete che decide la partita fino a questo momento è quella di De Vrij, l'olandese al quarto minuto dopo il traversone da destra di Ciro Immobile con il sinistro alla traiettoria rientrare verso la porta di Pepe Reina, ha semplicemente sfiorato il pallone il numero 3 biancoceleste ma lo ha depositato alle spalle dell'incolpevole portiere spagnolo, nel frattempo il Napoli prova a recuperare palla accanto alla bandiera del corner fronte difensivo sinistro della squadra allenata da Maurizio Sarri che ha un disimpegno rischiosissimo ma molto elegante ed efficace, il pallone in area, attenzione Lusai prova ad andare in pallonetto su Senad Ljulic, recupera e su quest'ultimo il capitano della Lazio, si continua a giocare nonostante la veemenza con cui i 22 in campo vanno a caccia di questo pallone, certo ripetiamo dal punto di vista dell'intensità Coppola, grande partita gran bella partita, nessuno risparmia interventi, dicevo ai limiti del regolamento tutti vanno con coraggio sul pallone, Lazio che sta meritando fino al vantaggio, Napoli che ha soprattutto in Jorginho un centrale spaesato, stasera non riesce a dettare assolutamente i tempi, sta subendo Milinkovic Savic e Lucas Leiva in maniera evidente Jorginho questa sera, mentre attenzione
attenzione, altro errore di grammatica, questa volta addirittura di Lorenzo Insigne, che tecnicamente insomma è un giocatore importante, ha dato un pallone troppo lungo per Mario Rui, ha spedito direttamente la sfera oltre il perimetro di gioco e quindi agevolando la rimessa laterale al fronte difensivo destro della Lazio. Wallace, ancora un retropassaggio per Stracoscia che ferma il pallone con il destro e sempre con il destro lo distribuisce in maniera precisa per Sena Lulic, di prima all'indietro per De Frey, lancia in profondità di Radu per Immobile, va di sponda con il petto per Luis Alberto, questa volta bruciato nell'anticipo proprio da Jorginho, che consente quindi a Tonelli di distribuire palla all'interno della sua area di rigore per il portiere Pepe Reni. Minuti sul cronometro, sono 33 nel corso del primo tempo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0, la rete di De Frey la quarto, arriva fino al limite dell'area Pepe Reina, rilancia con il piede lungo ma Wallace riesce a anticipare Mertens, così come del resto fa in seconda battuta Silvani Verratti, proprio De Frey che si era spostato proprio nella zona di Wallace e va adesso a dialogare con Marco Parolo sulla destra, Marusic all'altezza della linea laterale, ancora lo scambio con De Parolo, la profondità di prima Luis Alberto per Milinkovic-Savic, grande giocata della Lazio, il tutto vanificato però l'intervento del Guardalini che opera da fronte alla nostra postazione, che ha alzato la bandierina per segnalare la posizione irregolare proprio di Milinkovic-Savic, anzi di Luis Alberto, poi ha battuto la posizione irregolare, il calcio di punizione, il Napoli allora ha fatto ripetere il tutto beccandosi una corposa dose di fischi il signor Banti della sezione di Livorno, che però a mio parere fino a questo momento, Coppola, sta andando benissimo. Assolutamente, lui è anche ben assistito sia da Vuoto che Peretti, i due assistenti principali, poi c'è la solita assemblea con gli arbitri di aree di rigore più il VAR, dove c'è D'Amato, uno tra i più esperti, uno degli arbitri di punta del calcio italiano. Intanto all'interno della sua area di rigore c'è adesso Pepe Reina che attende il piazzamento di compagni di squadra, scambia con Jorginho, la Lazio che adesso sta cercando di andare a prendere alto il Napoli con il movimento in profondità di Lucas Leiva, il lancio lungo di Pepe Reina, tranquillo il colpo di testa di De Vrij sui piedi a sinistra di Lulic, che deve evitare Cagliacone, lo fa però quando il pallone è già finito oltre il perimetro del gioco e quindi la rimessa laterale proprio di fronte alla panchina di Maurizio Sarri, quello operata da Osai per Allan, si sbraccia Simone Inzaghi, il lancio di Allan in profondità per Mertens, attenzione il pallonetto, il pallone che finisce sull'esterno della rete di nulla, e questa era veramente una giocata pazzesca. Sì, Insigne ha tentato veramente Insigne, un gol, scusate, capolavoro, sì, un gol capolavoro, perché ha visto il portiere fuori e dai 25 metri ha alzato un pallonetto anche potente, quindi mettendoci sotto bene anche un mezzo collo di piede, ma la palla non ce l'ha fatta a superare il portiere, è andata oltre però sulla parte alta della rete, quindi diciamo il gesto tecnico è ancora più apprezzabile. Questa volta ha scelto opportuna di Insigne, perché non avrebbe potuto proseguire, la sua velocità, l'inerzia erano sicuramente a fuori del difensore, ma attenzione al Lazio che riparte sulla corsia di destra dopo la solita grande giocata di Milinkovic-Savic, ma Rusic va attraverso lì in mezzo, Savic che salta il pallone, Luis Alberto la girata ribattuta, dai sai il pallone che rimbalza oltre il perimetro di gioco, la rimessa laterale di fuori di un Lazio che quando si spinge in avanti crea problemi enormi alla retroguardia delle Napoli. Siamo al 36esimo nel corso e del primo tempo, la Lazio che è in vantaggio per 1-0, Paloro che si muove al vertice dell'area di rigore, viene fermato Allan, forse il migliore dei centrocampisti di Maurizio Sarri questa sera, se non altro per volume di gioco, per corsa, per intensità, per capacità di andare ad interdire, a cercare di frenare le iniziative della formazione avversaria. Ancora un lancio sbagliato, Wallace, attenzione che si muove ora la Lazio, Milinkovic-Savic al limite in due su di lui, finiscono per fermarlo Mario Rui, anzi Insigne che recupera il pallone, sbaglia ancora però Insigne, recupera un altro pallone, prova ad andarsene il capitano, anzi il giocatore del Napoli, si accentra, va in velocità su due avversari, vince il rimpallo, non il secondo, Wallace lo chiude, retropassaggio per Stracoscia, nulla di fatto, 37esimo in corso, la Lazio in vantaggio per 1-0, la Lazio che va alla disimpegno ancora con Milinkovic-Savic che sembra adesso essere ovunque, Coppola. Sì, in effetti Milinkovic-Savic è una grandissima prova, ma devo sottolineare anche Leiva, Lucas Leiva recupera tantissimi palloni e non ne spreca, anche se magari in leggero affanno perché ha recuperato terreno, e mentre prima Insigne ha tentato un po' di fare uno slalom come se avesse visitato l'esercito di terracotta in mostra, cioè non puoi tentare di scartare proprio tutti. Intanto attenzione Immobile che conquista palla sul settore di sinistra, se ne va, potrebbe andare al traversone, punta l'avversario, si ferma, va con il destro in mezzo, Koulibaly che capisce la traiettoria del traversone, rilancia con la testa dalle parti di Radu, prova quest'ultimo un'apertura nei confronti del lontanissimo Marusic, c'è il pallone che finisce fuori, rimessa laterale in favore del Napoli, la zona difensiva sinistra, dicevamo di Lucas Leiva.
ma sorprende un po' la sorpresa di chi non ricorda che questo ragazzo, questo brasiliano, è stato il perno per molti anni del centrocampo del Liverpool, sì, così per dire. Super abituato ai grandi match, alle grandi responsabilità, si vede un'esperienza straordinaria, legge magnificamente la partita, piuttosto facendo il pre-gara. La scelta di Inzaghi di rinunciare a Felipe Anderson, un giocatore che avrebbe creato ancora più problemi con la sua classe, ma quando un allenatore deve però lanciare un segnale preciso, e in questo caso ha sacrificato il talento alla disciplina. Intanto allarga le braccia a Maurizio Sarri per questo intervento, sempre di Lucas Leiva, alle spalle di Allan che non se la prende, e più di tanto Lulic va anche a parlamentare con l'allenatore della Napoli, calcio di punizione in favore, anzi rimessa laterale in favore della formazione di casa, proprio all'altezza della panchina dello stesso Sarri. Ora si muove Jorginho all'interno della propria tre quarti campo, i minuti sul cronometro che sono 38 nel corso del primo tempo. Lo Lazio che è sempre in vantaggio per 1-0, letto al quarto minuto è quella di De Vrij, mentre attenzione alla Napoli che prova a muovere il pallone all'interno della propria tre quarti campo, sbaglia Koulibaly, ne approfitta Marusic, sbaglia a sua volta il giocatore della Lazio dando modo agli avversari di recuperare la sfera, di catturare nuovamente il pallone, ma rischiano tantissimo gli uomini di casa questa sera nei fraseggi, soprattutto all'altezza della linea mediana, perché si sta alzando il pressing della Lazio che sembra avere energia a disposizione sostanzialmente infinite, perché corrono dietro ad ogni pallone come se fosse quello decisivo, e soprattutto quei palloni che si fermano a metà strada tra un giocatore del Napoli e un altro diventano loro facile preda. Attenzione Napoli che attacca in area, Insigne, destro, murato ancora una volta dall'interno dell'area di rigore, mentre Mario Rui allarga su Hamsik, prova da sinistra, ora la squadra di casa, retropassaggio per Koulibaly, rimboccata a Caicò, la posizione è irregolare da parte del numero 7, norma del vantaggio concessa dal direttore di gara, visto che Lulic ha catturato palla in mezzo, l'ha scambiata con Lucas Leiva, da questa in profondità sbagliando per Immobile, sbaglia anche Osai, Ciro Immobile che adesso può partire a sinistra, viene inseguito da un avversario, si tratta proprio di Tonelli, la frenata improvvisa di Ciro Immobile che è costretto a uscire dall'area di rigore, poi il retropassaggio per Milinkovic-Savic, accarezza per tre volte la palla con la suola dello scarpino, poi va al cross dalla posizione di fondo campo e trova la respinta di un difensore del Napoli che mette a fondo campo e quindi in calcio d'angolo, insomma, Milinkovic-Savic. Ma quando gioca ci vuole un supplemento per il biglietto? Sì, perché questo è un giocatore fantastico, sinceramente un giocatore fantastico. Siamo al 39esimo nel corso del primo tempo, la Lazio che conduce per 1-0, un po' arrabbiato il pubblico del Napoli, i giocatori del Napoli, perché ci sarebbe stato a loro dire un fuorigioco in partenza di Ciro Immobile in questa azione molto pericolosa della Lazio. Calcio d'angolo in fuori della formazione biancoceleste, da sinistra Luis Alberto corto per Lulic che potrebbe va dalla cross, quello che parte pericoloso, respinta corta della difesa del Napoli come di consueto, Immobile da destra va al controtraversone, un pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, viene allontanato frettolosamente da Osai, recuperato da Senallunici con il colpo di testa all'indirizzo di Lucas Leiva, il quale allarga sul settore di destra, appunto dove gioca nel frattempo, giocano proprio Immobile con Marco Parolo, in terza battuta Marusic che di fronte ai tre avversari decide di dare ancora indietro per l'ex Senate, si fa vedere Wallace in appoggio ai propri compagni nel cerchio centrale del campo, De Vrij che ferma palla, anzi rado, e poi cerca di andare in verticale ancora da Milinkovic-Savic che questa volta insegue il pallone, nulla può nonostante il suo generoso scatto per fermarlo e mantenerlo all'interno del perimetro di gioco, la rimessa del fondo già effettuata da Pepe Reina. Siamo al 41esimo minuto del corso del primo tempo, Lazio in vantaggio per 1-0, il Napoli che prova a replicare dalla corsia di sinistra, ancora con Mario Rui che supera la linea mediata nel campo, viene affrontato a distanza da Marusic che lo costringe al retropassaggio per Koulibaly, poi Jorginho in cabina di regia per Mertens che gioca di sponda ancora una volta in maniera però imprecisa per un avversario e quindi fa perdere tempi di gioco al Napoli. Koulibaly finta il lancio, poi invece porta la sfera sempre da Mertens, questa volta è la precisione su Jorginho che prova a restituirgli palla, il belga si ferma sull'attacco di Parolo, da sulla corsia larga a beneficio di Mario Rui che va allo scambio poi con Hamsik che cerca di farsi vedere ancora in Insigne, vede sulla settore di sinistra il giocatore del Napoli che prova ad andarsene dal vertice dell'area di rigore, lo scambio ancora con Jorginho e la traversone che sta per arrivare sempre a sinistra, la chiusura di Lucas Leiva che si improvvisa difensore, poi Luis Alberto che fa sua la palla in traffico, sbaglia il passaggio, sta per arrivare Mario Rui, fa carambolare palla sui piedi di un avversario, guadagna forse la rimessa laterale in zona d'attacco, la fronte offensivo sinistro del Napoli, così infatti lo stesso Mario Rui va per Jorginho, poi Insigne, sempre Jorginho nella posizione di mezzo sinistro, alza lo sguardo, dà in orizzontale a beneficio di Allan che gli restituisce palla, fa fatica il Napoli a trovare spazi nella munitissima retroguardia di una Lazio che adesso va a chiudere praticamente con tutti i suoi effettivi, mentre è sempre Jorginho, anzi scusate Insigne che salta un avversario, non il secondo però,
rientrata. Allora Parolo che lascia lì per il rinvio di Wallace che va in tranquillità sul settore di destra. Il pallone è sempre sui piedi sapienti di Milinkovic Savic che allarga sul settore di destra. Luis Alberto che si ferma, vuole ancora il compagno di squadra, non ci riesce. Il Napoli che cattura il possesso della sfera, prova ad imbolarsi verso la metà campo avversario, lo fa centralmente ora con Allan, con Isai che si libera sulla corsia di destra attaccato da Lulic. Ancora un passaggio e uno scambio con il giocatore brasiliano che viene messo giù forse da Lucas Leiva, suo connazionale, non secondo l'arbitro. I contrasti dei giocatori della Lazio che sono vinti e con il pallone da Ciro Immobile e adesso per Milinkovic Savic, tentativo di tocco di ritorno per lui, arriva Reina all'ultimo momento a bloccare in presa bassa il tentativo di incursione da parte dell'attaccante biancoceleste. Si infiamma la partita, siamo al 43esimo, la Lazio conduce per 1-0, il Napoli prova a replicare adesso con Mertens che termina a terra, c'è fallo sui danni, c'è il calcio di punizione in favore del Napoli, c'è soprattutto il cartellino giallo, crediamo per Lucas Leiva, per Lucas Leiva è stato lui a finire sul tacchino dei cattivi, evidentemente per questo fallo alle spalle di Mertens, il primo monito di una partita molto molto corretta comunque. Sì, bisogna dire che i giocatori hanno sempre diciamo giocato con decisione ma senza mai falli gravissimi, stavolta Banti per mettere un po', lanciare, scrivere, dettare la partita ha tirato fuori il primo cartellino giallo, era intervenuto alle spalle di Mertens che andava verso il pallone, c'è tutta questa ammonizione, si è arrabbiato Lucas Leiva ma c'era effettivamente il cartellino giallo. Ora si parlamenta e si dibatte invece per la posizione dalla quale deve partire il pallone, questione veramente di centimetri, già battuto appunto questo calcio di punizione Koulibaly, Hamsik, poi Jorginho in profondità, Caicon regolare, solo Caicon con rete, ha pareggiato il Napoli esattamente al minuto 43 nel corso del primo tempo. Caicon, il 7, è andato a sfruttare l'intuizione di Jorginho che gli ha portato nel pallone divino alle spalle della difesa avversaria. Caicon ha atteso, ha guardato il movimento di Stracoscia e lo ha fulminato con un piatto destro che è finito alle spalle dell'incolpevole portiere biancoceleste. Siamo al 44esimo minuto del corso del primo tempo e un minuto fa ha pareggiato il Napoli, ha pareggiato Caicon. Le proteste della Lazio perché avrebbe battuto a sorpresa Jorginho senza che l'arbitro avesse dato il là, ma è la seconda volta che è successo, evidentemente è una colpa della Lazio, precedentemente non era andata a buon fine, stavolta Caglione ha avuto il tempo di mirare e battere a rete, agguantare il pareggio ad un minuto e trenta dal termine vale veramente oro. C'è un silent check, vediamo un po', c'è un silent check, c'è l'arbitro che non ha dato ancora il nulla osta per la ripresa del gioco, evidentemente ci vuole parlare e su, sì, si riparte, è stato convalidata la rete 1-1, quindi quando manca un minuto poco meno alla termine dei 45 regolamentari, mentre attenzione la Lazio che prova adesso a andarsene, attenzione, attenzione, una gomitata di Lule, di Milinkovic-Savic, cartellino giallo per lui. E questa è una decisione arbitrale, anche questa che farà discutere, perché se ha visto quel tipo di fallo e c'è stato quel tipo di reazione, il cartellino non è quello però, Coppa. Sì, lui ha visto che in fase di gioco ha dato l'interpretazione differente, cioè il giocatore tira via l'avversario, ma in effetti c'era la sbracciata molto larga. Diciamo che non c'era violenza nel gesto, ma certamente troppa decisione a palla ormai persa. Sì, insomma, ha rischiato il rosso. Ha rischiato il rosso, diciamo così, Milinkovic Savic. Adesso è proprio Sarri arrabbiatissimo che va a parlare col direttore di gara, come a dire, ma insomma, perché è stato soltanto il cartellino giallo, fanno lo stesso gli altri giocatori della formazione di casa all'indirizzo del direttore di gara, il signor Banti della sezione di Livorno. Partita elettrica però, Sarri, mentre saranno due minuti di recupero alla fine del primo tempo, da qui la fine del primo tempo, partita elettrica, partita di un'intensità emotiva pazzesca, no? Questo poi quando poi un giocatore della qualità di Milinkovic Savic, poi dici qual è il difetto che c'ha? Ad esempio espulso Sarri, un gesto come questo, intanto è stato Sarri espulso, viene mandato Sarri via per proteste, sì. Espulso Sarri per proteste, evidentemente si è arrabbiato molto l'allenatore del Napoli, è andato a dire qualche parolina di troppo al direttore di gara e se ne avanzi tempo negli spogliatoi, insomma il pallone diventa pesante anche per lui adesso. Eh sì, gestire una gara però recuperata in primo tempo, bisognava tenere più calma, non trasmettere troppo nervosismo alla squadra, il tecnico è lo specchio per i giocatori, quindi bisogna tenere in certi momenti la calma
necessario. Diciamo che la Lazio anche di suo si è vista raggiungere così, e quindi anche il gesto di Milinkovic-Savic è piuttosto pesante. Adesso giocherella un po' troppo, quasi ride Giorginio, ma c'è solo rimessa laterale. A te Francesco. Sì, siamo al 46esimo e 10 secondi nel corso del primo tempo, si andrà avanti fino al 47esimo perché sono stati due i minuti di recupero concessi al direttore di gara da qui alla fine del primo tempo. Attenzione, errore della difesa del Napoli, immobile in area di rigore, si decentra, parte il tiro, un diagonale che però non sortisce effetto alcuno, la sfera che finisce sul fondo, fischi, bordate di fischi per Ciro Immobile. Insomma, non è un segreto che Ciro Immobile è tifoso del Napoli. No, lui è di Torre Annunziata, quindi qua vicino tanti Napoli club, ma in questo caso è visto certamente come avversario, non come nemico. Forse qualche voce di mercato, lui sarebbe tornato al Napoli dopo l'esperienza in Germania, ma invece ha preso altre strade in Italia. Qualcuno ha fatto balenare la voce che quasi avesse preferito altre situazioni, invece non è così. Per la certezza del posto di squadra avrebbe giocato titolare certamente anche nel Napoli. Attenzione alla Napoli, ancora in avanti sulla corsia di destra con Cajecon, cerca di farsi vedere largo Mertens, riceve palla, va centralmente ancora da Allan in mezzo a due avversari, poi tre, si lotta selvaggiamente all'interno della tre quarti campo del Lazio, poi il pallone finisce fuori, soprattutto l'arbitro mette fine, proprio il caso di dirlo, alle ostilità per quello che riguarda la prima frazione di gioco. Si va a riposo con il seguente parziale: Lazio 1, Napoli 1, Lazio 1, in vantaggio i biancocelesti con De Vrij, il pareggio nella finale appunto di frazione di gioco ad opera di Cajecon. Noi ci risentiremo tra pochissimi minuti per il secondo tempo di Napoli-Lazio. Rai Radio 1. Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio San Paolo di Napoli. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo del terzo degli anticipi della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Napoli e la Lazio hanno chiuso la loro fatica relativamente alla prima frazione di gioco sulla parziale di 1-1 per le reti messe a segno al quarto da De Vrij, il pareggio al 41esimo ad opera di Cajecon. Un primo tempo bellissimo, dobbiamo dire, dal punto di vista agonistico e tattico, e anche per alcune giocate, specialmente della Lazio, specialmente di Milinkovic-Savic e di Luis Alberto, di una cifra tecnica importantissima. Abbiamo visto il serbo e lo spagnolo esprimersi a livelli molto molto alti, appunto nel fraseggio, nel disimpegno, nell'appoggiare per Ciro Immobile. Il primo gol è nato proprio da un traversone da destra di Immobile per l'incursione di De Vrij all'interno dell'area di rigore avversaria, ha sfiorato il pallone con la parte alta dello scarpino, il numero 3 olandese lo ha depositato alle spalle di Pepe Reina, che forse ha qualcosa da rimproverarsi. E nell'occasione il Napoli, che ha cercato di organizzarsi e di spingere, ma per molti minuti non ha cavato il classico ragno dal buco andando a sbattere su un muro difensivo della Lazio. Ma quando parliamo di muro difensivo non vogliamo assolutamente dire che la formazione di Simone Inzaghi si sia difesa ad oltranza, anzi grandi disimpegni, grande tranquillità all'interno della propria tre quarti campo, all'interno della sua area di rigore, all'interno addirittura dei propri 16 metri, e poi ripartenze di altrettanto grande tranquillità ed efficacia, proprio propiziate, come detto poc'anzi, dalla intuizione e dalla tecnica dei due giocatori che da questo punto di vista sono secondi a pochi in questo campionato, e ci stiamo riferendo appunto a Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Nella finale però, dopo tre tentativi di Lorenzo Insigne, forse troppo morbidi, troppo alla ricerca, il piccolo attaccante del Napoli del colpo a sorpresa, e quindi di quei pallonetti che si hanno sfiorato i montanti della porta difesa da Stracoscia, ma di fatto non hanno mai creato eccessive soverchie preoccupazioni estremo difensore laziale. Dicevamo, nelle finale questo calcio di punizione dalla zona di metà campo con la profondità cercata e trovata forse a sorpresa da Jorginho per l'incursione di Cajecon, che è smontato alle spalle di tutti, si è presentato solitario all'interno dell'area di rigore della Lazio e ha fulminato con un preciso destro dopo un rimbalzo e dopo un controllo il pur bravo Stracoscia. Nel frattempo c'erano state delle ammonizioni, quella di Milinkovic Savic che aveva fatto gridare a rosso perché aveva trattonato forse con troppa veemenza l'avversario Usai proprio sotto gli occhi dell'arbitro, da lì le proteste di Maurizio Sarri e da lì l'espulsione proprio a pochi minuti dal termine del primo tempo per l'allenatore del Napoli. Insomma, partita bellissima, partita degna di due squadre, almeno ripetiamo relativamente al primo tempo, che vogliono il Napoli vincere lo scudetto e la Lazio arrivare nella prossima stagione nel tabellone principale della Champions League. Sì, una gara molto molto interessante, peraltro cominciata con notevole avversità per il Napoli, che aveva dovuto rinunciare ad Albiol
che in panchina, quasi diciamo come secondo assistente di Sarri dopo Ciccio Calzona, che adesso farà le veci di Sarri in pieno dopo l'espulsione del tecnico, Chiricash, il sostituto naturale di Albiolli infortunato, addirittura Tonelli al fianco di Koulibaly come centrale. In qualche caso si è visto che la manovra del Napoli non partiva da dietro, come succede sempre quando gioca anche Albiol, ma Reina non aveva il riferimento del difensore spagnolo che va spesso sulle fasce laterali ai limiti dell'area di rigore per prendere il pallone e poi impostarlo. Ma non è questo il grande problema. Napoli che ha pagato il pedaggio di un centrocampo in inferiorità numerica ma anche in fase di palleggio, non soltanto per gli uomini in più. La Lazio con Lucas Leiva, Milinkovic, Savic e Parolo ha imposto grande qualità e Immobile ha spaziato a destra e a sinistra in numerose occasioni, ha creato anche l'opportunità per la rete del vantaggio. Lazio che deve mettere alle spalle le due sconfitte consecutive, cosa, quale opportunità migliore che una grande prova sul campo della squadra che gioca il miglior calcio del campionato e la capolista del torneo. Napoli che invece adesso deve fare i conti con la responsabilità, questo avversario in più che non si vede fisicamente ma c'è, confermare il vantaggio, confermarsi all'altezza, avere la capacità di gestire anche le situazioni più complicate senza perdere la testa. Da adesso sono tutte finali per la formazione di Sarri e dunque è qui che si vede la qualità contro un avversario, la Juventus, che potrà non piacere, ma contro la Roma, contro il Napoli, contro la Fiorentina porta a casa i tre punti con una tattica cinica, intelligente, pratica, pragmatica. I campionati alla fine un po' come in politica, i voti non si giudicano ma si contano e i punti si contano. Effettivamente, i punti della Juventus sono tanti in questo momento, la formazione è bianconera, è lì in vetta alla classifica, anche se il pari del Napoli ha raggiunto proprio in graduatoria la formazione allenata da Massimiliano Allegri, forse tecnico poco considerato anche a livello internazionale, francamente io ne ignoro i motivi, ma c'è da dire che il Napoli ha reagito anche con grande presenza psicologica, con grande forza morale allo svantaggio, soprattutto perché si è reso conto stasera di incontrare una squadra non in forma, in grandissima forma e che con dei giocatori, un paio, ho fatto i nomi di Luis Alberto e di Milinkovic Savic, di cifra tecnica veramente importante di livello internazionale. Ed hai fatto molto bene a ricordare ai radioascoltatori l'esperienza di Lucas Leiva, che a volte sembra giudicato quasi come fosse un giocatore rivelazione, uno che in Premier League ha fatto sempre grandissime stagioni. Intanto c'è stato finale arroventato con parecchie discussioni anche fra Insigne e lo stesso Lucas, che era stato ammonito per un fallo a centrocampo. Prima Giuntoli, il DS del Napoli, ha chiesto conto a Lucas Leiva dell'intervento, certamente inopportuno il gesto del dirigente. Poi Insigne, che non ha un fisico insomma da medio massimo, è andato a chiedere conto della situazione, però è chiaro che la gara nel finale si è di molto riscaldata. Ma bisogna, dicevo, fare i conti con i nervi quando si è in testa e ci si sente inseguiti, bisogna avere la capacità di gestire le situazioni più complicate. E in questo la Juventus, dobbiamo dire, ieri sera a Firenze ha dato una dimostrazione enorme, perché sebbene la Fiorentina l'abbia costretta per tantissimi minuti, per larga parte della sfida sulla difensiva, andare in qualche modo alla grande veemenza della squadra viola, alla grande capacità degli uomini di Stefano Pioli di incidere a livello proprio fisico sugli avversari, e beh, la Juventus è rimasta lì ad aspettare, come ad aspettare tempi migliori, quei tempi migliori che poi sono arrivati. Ci ha pensato proprio Bernardeschi con quel calcio di punizione, poi in contropiede Higuain, uno che da queste parti conoscono piuttosto bene, e quindi questa capacità proprio nelle fasi cruciali della stagione di essere decisivi, di andare contro anche quello che sarebbe l'andamento logico della partita. Poi non dimentichiamo che la Juventus ha in questo ancor di più dopo il mercato debole, debolissimo di gennaio del Napoli, una panchina di grande qualità. Ieri non giocava Quadrato, non giocava Dybala, chi ha giocato era un super titolare, ha una varietà, e in questo mi riaggancio anche alla tua osservazione su Allegri, che gestisce 28-32 giocatori ottenendo sempre il meglio da tutti, legge benissimo le partite, quando è il momento adotta certe tattiche e le cambia
durante il corso della gara. Io non ricordo così a memoria, magari juventinologi più ferrati di me, ma non ricordo sostituzioni sballate di Allegri durante le partite. No, non è mai sbagliato una, anzi le ha sempre indovinate, e magari anche con un po' di fortuna è riuscito a mandare in campo dei giocatori che poi hanno deciso quella stessa partita. Però qui siamo a Napoli, siamo a Fuorigrotta, siamo al San Paolo, siamo all'inizio, o perlomeno alla immediata vigilia dell'inizio del secondo tempo di una partita fino a questo momento bellissima tra il Napoli e la Lazio. Si riparte dall'1-1 del primo tempo. Io ti chiedo che partita sarà Gianfranco Coppola, ma te lo chiedo perché sono veramente curioso di capire come le due squadre cercheranno di affrontare questi secondi 45 minuti, se risparmieranno qualcosina in vista del lascio finale o se invece andranno a tutta birra sin dal fischio di Banti. Napoli andrà a correre anche il pericolo della ripartenza della Lazio veloce, ma deve far sua la partita, sospinto dal suo straordinario pubblico e dal gioco che si ritrova la fluidità. Il Napoli è una squadra che ha espresso un gioco finora davvero spettacolare. Intanto qualcosa forse sì, sarà Zielinski cambiato nell'intervallo, vedo Zielinski pronto all'ingresso in campo. E vedremo al posto di chi, magari proprio al posto di Marek Hamsik, non l'ho visto. Infatti, il giocatore slovacco. Non vedo Hamsik qui sul treno di gioco, sia al volo, e non c'è Hamsik, c'è Zielinski, quindi maggiore forza, meno classe. Sì, maggior forza, anche capacità del tiro da lontano, dobbiamo dire Zielinski. Lazio che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra, rispetto alla nostra postazione c'è stato il cambio, quindi è entrato Zielinski al posto di Marek Hamsik, non cambia nulla invece nella Lazio che si ripresenta con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. Si riparte dall'1-1 del primo tempo, le reti di De Frey alla quarto, il pareggio al 43esimo di Callejon. Insomma, una partita tutta da raccontare in questa ripresa, è Napoli-Lazio e questo terzo anticipo di una giornata che sta mantenendo assolutamente le attese della vigilia. Ricordiamo la vittoria della Juventus, il pareggio tra Crotone e Atalanta, questo pareggio parziale relativo ai primi 45 minuti di gioco tra Napoli e Lazio, che hanno iniziato il secondo tempo con la Lazio che è in possesso del pallone della corsia di sinistra. Milinkovic-Savic gioca di sponda all'indietro andando ad anticipare un avversario, poi il lancio in profondità di Bollas, colpo di testa di Luis Alberto. Milinkovic-Savic prova a farsi vedere dopo un controllo in acrobazia, viene fermato dalla parte opposta, il colpo di testa di De Vrij che alza il campanile, si alza anche Lulic, sbaglia però ed allora recupera Callejon, va dalla parte opposta, sbaglia con il liscio, Wallace c'è Insigne da sinistra, mette palla sul destro, il suo tiro, la respinta dopo la distanza la coscia, poi Jorginho tocca largo per Allan, arriva alle sue spalle però proprio Milinkovic-Savic che gli sradica il pallone dei piedi e fa ripartire la Lazio, subito brividi, e non sono passati nemmeno 50 secondi dall'inizio della ripresa, sbaglia ancora la Lazio, sbaglia però Insigne, errori da una parte e dall'altra, cerca di farsi vedere Marusic, stringe verso il limite dell'area, da Lucas Leva che gli restituisce il pallone, il colpo di testa all'indietro è per Pepe Reina che può andare a catturare la sfera, colpo di testa addirittura di Mario Rui. Sì, in effetti è quasi clamoroso. Intanto Wallace nella Lazio il più distratto certamente, è la seconda volta che si fa cogliere in atteggiamenti difensivi un po' leggeri, ha rischiato pericolosamente, poi è ripartita bene con Milinkovic-Savic, poi la palla è a carambola, Mario Rui di testa ha svettato con Koulibaly pure ad un passo, questo è il segno di grande colpo. Vediamo intanto cosa può cambiare con Zielinski tatticamente in campo. Intanto ancora Napoli, attenzione a Insigne, dopo il gioco di sponda ad opera di Mertens, Insigne va al lancio proprio per mettere posizione regolare, colpo di testa tra le braccia di Stracoscia, era tutto buono, era tutto regolare, grandissime idea dobbiamo dire di Insigne per Mertens, questa volta ha alzato lo sguardo, ha pennellato un traversore nel cuore dei 16 metri biancocelesti, il colpo di testa e che è finito, ripetiamo, tra le braccia delle portiere Stracoscia. Lazio che prova adesso a farsi vedere in profondità con Lulic che se ne va di potenza sull'auto di competenza, poi prova la frenata, Isai su di lui, riesce a sradicargli il pallone dai piedi, poi si appoggia a Callejon, l'autore della rete del pareggio, Napoli che rischia con l'errore, se non andiamo errati, di Jorginho, Milinkovic-Savic che questa volta si fa bruciare da un avversario, sempre Allan, rilancia in avanti, trova Radu, lo scambio è con Lucas Leiva, lo stesso Radu che restituisce il pallone al brasiliano, vanno ad incombere su di lui i giocatori del Napoli che cattura nuovamente la palla, Napoli che si fa vedere in avanti con Zielinski dal cieco centrale del campo, allargato il gioco sul settore di sinistra per Insigne, la tocca del rigore verso la linea di fondo di fronte a Sebala, se lo punta l'attaccante del Napoli, dall'indietro ancora per Zielinski che potrebbe andare al traversone con il destro, verso il secondo palo, attende che Callejon riceve il pallone
occasione per l'intervento di Radu che libera la sfera oltre il perimetro del gioco e quindi fallo laterale, attacca il Napoli. Siamo al minuto 3 del corso del secondo tempo, ancora 1-1 tra Napoli e Lazio, mentre attenzione con la sfera giocata da Osai sul settore di destra, ancora un attraversore di Caglie Conne basso per Allan che si muove, Jorginho ancora Caglie Conne sul settore largo, prova il traversore in mezzo sul secondo palo, non c'è nessuno e comunque di testa lì i giocatori del Napoli per ovvi motivi non possono prendere la coppola. Troppo piccoletti, intanto Zielinski gioca molto più allineato al fianco di Allan e Jorginho rispetto ad Ames che ha un po' la vocazione a trazione anteriore più di andare in appoggio alle punte, quindi evidentemente la difficoltà nel contrastare cinque centrocampisti Sarri l'ha voluta sopperire con Zielinski più attento al presidio del territorio. Eccolo proprio Zielinski di prima per Allan, va in profondità da Insigne, viene fermato all'ultimo momento dall'intervento questa volta provvidenziale ad opera di Wallace, allora il solito Milinkovic-Savic che dà l'indietro il pallone, la pressione è quella di Allan che va anche su Lucas Leba, così come del resto Jorginho libera bene il pallone Lazio per Luis Alberto, la diagonale di Isai che questa volta va meglio sullo spagnolo, Napoli che ci sembra aver accelerato il ritmo delle sue giocate quando i minuti sul cronometro sono 4 nel corso del secondo tempo, è ancora 1-1 tra Napoli e Lazio. Insigne tocca corto sul settore di sinistra per Zielinski che ha toccato già un numero importante di palloni dall'inizio del secondo tempo, vale a dire da quando è entrato in campo, ancora Insigne questa volta ipnotizzato da Wallace che non lo fa passare, la respinta corta del difensore della Lazio, ancora tre piedi i giocatori del Napoli, Insigne nella triangolazione stretta con Mario Rui e con lo stesso Zielinski che però non guadagnano metri sul terreno di gioco e ci prova allora Jorginho andare ancora da Insigne, capisce tutto parolo, largo Lulic ancora per l'ex Cesenate che scucchiaia il pallone scavando, non trova però la precisione per Milinkovic-Savic, Allan ancora lui a catturare palla, attenzione Insigne in area, punta l'avversario, va con il destro, il pallone che finisce sul fondo di un nulla e questa volta sfiora il vantaggio il Napoli esattamente al quinto minuto di gioco. Lorenzo Insigne ha cercato la pennellata con l'interno piede destro verso il palo più lontano, ha sfiorato il bersaglio veramente per questione di centimetri. Intanto Allan parlotta lungamente con l'arbitro che insomma gli dice qualcosa, forse un colpo ricevuto, ma intanto nessuna protezione. Insigne, un autentico capolavoro, anzi dall'alto qui diciamo il nostro famoso dirigibile dello stadio San Paolo, sembrava che la palla potesse sì andare a chiudersi nell'angolino basso. Tanto noi abbiamo a 25 metri di distanza da noi, forse anche meno, in uno dei box in alto proprio Maurizio Sarri che sta osservando dall'alto la partita e farai qualcosa per parlare con i suoi in panchina in qualche maniera. Lontano da sguardi indiscreti. Siamo al sesto minuto del corso del secondo tempo, 1-1 tra Napoli e Lazio, partita bellissima. Il Napoli che ha iniziato a sprombattuto il secondo tempo, Osai prova ad affondare sulla corsia di destra, lo insegue Lulic, duello in velocità tra i due, la linea di fondo cercata da Osai che poi frena improvvisamente dall'indietro a beneficio di un compagno di squadra, si tratta di Allan che mette palla sul sinistro, poi ancora una sterzata a liberazione di avversario entro in area di rigore, pallone però trascinato sul fondo, anzi rimane in campo e interviene all'ultimo momento Coscia per bloccarlo all'interno dell'area piccola. Certo Allan sta mettendo in campo una determinazione feroce, oserei dire. Allan ha una generosità straordinaria, un grande cuore, veramente un giocatore che accoppia quantità e qualità. Miglior campionato da quando gioca nel Napoli, questo per il brasiliano prelevato qualche stagione fa dall'Udinese. Koulibaly a destra per Osai, siamo al settimo minuto, ancora 1-1, è sempre Osai che adesso muove il pallone spostandolo con la suola dello scarpino e trovando la sovrapposizione proprio di Allan, sempre le prese con un avversario che gli mette il pallone in fallo laterale, si trattava di Radu, la ripresa con le mani, anzi di Lucas Leiva, la ripresa con le mani è in favore del Napoli dal fronte offensivo destro, lo stesso Osai che va ad incaricarsene cercando il movimento senza palla di un suo compagno di squadra che per il momento però non accetta, non accenna scusate a dettare il passaggio, lo fa Jorginho che torna però sui suoi passi da in orizzontale per Caglie Conne che ha dovuto retrocedere per cercare spazi giocabili dove muovere appunto il pallone, pallone che adesso svaria sulla corsia di sinistra, Mario Rui largo a beneficio di Insigne, è stato atterrato Mario Rui a palla lontana, lascia proseguire il gioco il direttore di gara per la norma del vantaggio, lo stesso portoghese che adesso attiva Zielinski accanto alla fascia laterale, si fa vedere Jorginho, alza lo sguardo, mette il pallone in mezzo, attenzione Caglie Conne, poi Insigne da due passi mette sul fondo, c'è stata forse anche una deviazione, c'è il calcio d'angolo in favore del Napoli che è andato a sfiorare il gol del raddoppio. Radu, ancora con Lorenzo Insigne, Radu ha salvato la situazione deviando, ci ha messo la gambona, no? Sì. Proprio il tiro tirato proprio da due passi
era lì col polpaccio proprio, ha deviato la palla mandandola in angolo. Questa volta ha cercato la potenza ovviamente da quella posizione ravvicinatissima Insigne e non, diciamo così, la precisione calcio d'angolo. Andrà a batterlo da sinistra, Caglie con interno del piede destro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Stracoscia, parte il traversone dello Spagnolo, direttamente in porta la respinta di Stracoscia. Poi Ciro Immobile dall'interno della sua area di rigore, Milinkovic-Savic perde palla questa volta, la recupera Koulibaly in mezzo a due, gli soffia la sfera Parolo, la rilancia però nella zona occupata ancora da Jorginho che si fa vedere in avanti, salta un avversario, poi scava la traiettoria per l'incursione di Caglie con, arriva Wallace con il petto ad addormentare la sfera dalle parti di Stracoscia. 8 minuti di gioco, sta per iniziare il nono, 1-1 tra Napoli e Lazio, secondo tempo che ha rispettato le aspettative però Cocco. Sì, indubbiamente il ritmo alto era prevedibile, Napoli più a tavoletta, prevedibile anche questo, Lazio che prova a sfruttare qualche spazio, ma finora il Napoli sta imprimendo una pressione maggiore. Ecco Usai sulla fascia destra, cerca la sua posizione di un compagno di squadra, la trova in ala nel pallone troppo lungo, la difesa della Lazio che recupera, poi però perde palla, Lucas Leiva, Alan Mertens sulla destra, Caglie con, può andare al cross, eccolo che parte, rete, il raddoppio del Napoli, l'autorete di Wallace clamorosa questa volta con il Napoli che si porta in vantaggio esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo stadio San Paolo, ha segnato il Napoli, meglio, ha segnato un giocatore della Lazio, ma nella sua porta, si tratta di Wallace e quindi il Napoli conduce adesso per 2-1. Ha sentito il fiato dietro degli Mertens, Wallace è entrato in maniera scomposta sul cross bassissimo di Caglione a pelo d'erba, sentendo l'avversario alle spalle ha tentato un intervento ma improvvido, mandando la palla imparabilmente, verrebbe da dire imparabilmente, col destro alle spalle di un sorpreso Stracoscia, veramente in anticipo sul portiere il difensore, incredibilmente un errore che quando lo andrà a rivedere si chiederà in quel momento l'adrenalina a che punto era arrivato. Sì, è chiaro che tu vai sul pallone per cercare di respingerlo perché lo vedi là portata di piede, poi il pallone ti va a finire dentro la tua porta perché lo colpisci proprio con il collo pieno, ma dobbiamo dire che il Napoli proprio in questi 9 minuti e mezzo di secondo tempo aveva spinto il piede sull'acceleratore in una maniera forsennata. Coppola. Sì, sto chiedendo perché c'è un gioco fermo e non si riparte con la palla al centro. Forse per la posizione di Caglie con sulla cross, per vedere se c'è qualche cosa. L'arbitro sta aspettando la decisione del VAR, ormai siamo abituati a vedere queste cose. Sono assemblee lunghe. Sono assemblee lunghe, sono decisioni difficili da prendere. Vediamo se l'arbitro adesso cosa decide. Il pallone è lì in mezzo, evidentemente c'è una check con il VAR per capire qual era la posizione. Io credo che l'unica cosa da verificare sia stata la posizione di Caglie con, quando sì, il gioco è stato allargato sulla destra. È gol, confermata la rete, ha esultato Lorenzo Insigne. Qui si esulta, come dire, a intermittenza. Non so, sì, è un po', diciamo, che se aspettassi un segnale divino che arriva dall'alto e ti dicono cosa è successo. Intanto il Napoli ha recuperato il pallone sul settore difensivo, Usai in slalom tra molte gambe avversarie, se ne va in percussione, lo insegue Parolo, è libero a destra ancora Caglie con, è protagonista, dobbiamo dire, di questa serata, perché su è stato il gol del pari, su il cross che ha propiziato l'autorete di Wallace, Mario Rui dalla posizione di mezzo sinistra avanza, fila quasi al limite, parte la conclusione, rete! Ma il gol non è suo, il gol di Zielinski, perché sul tiro di Mario Rui c'è stata la deviazione di Zielinski, non sappiamo quanto volontari, il pallone è finito alle spalle del portiere della Lazio in pochi minuti, esattamente 11, ha ribaltato tutto il Napoli, si era andati a riposo sull'1-1, adesso siamo 3-1 in favore della squadra di Maurizio Sarri. Accidenti però, che reazione, che carattere il Napoli. Grande carattere, avevo detto in fase di presentazione della ripresa quando mi hai chiesto cosa aspettarsi un Napoli all'assalto, chiaro, non puoi fare troppi calcoli, rischi contro la Lazio, intanto c'è un Inzaghi veramente inebetito perché si vede sotto di due gol quasi dopo, due quel episodi, primo tempo. Dopo quel primo tempo quasi due episodi, ma in questo caso Zielinski si è trovato sulla traiettoria e ha deviato il pallone imparabilmente per Stracoscia. Sul tiro di Mario Rui ha sentito evidentemente profumo di derby il giocatore portoghese, è andato alla conclusione, ha trovato la deviazione di Zielinski, il pallone che è finito in porta, ora il Napoli conduce per 3-1, ma dobbiamo dire fino a questo momento è stata una splendida Lazio, fino al 43esimo era in vantaggio, è stra merito
meritatamente per 1-0. Poi questo Napoli evidentemente ha delle risorse e quest'anno, in questa stagione, in questo campionato, difficili da sopire, difficili da annullare, è riuscito a superare difficoltà che sembravano insormontabili a un certo momento della partita, segnatamente nel primo tempo, e ha segnato 3 gol dal 43esimo appunto della prima frazione di gioco al 9° minuto e mezzo della ripresa, e il Napoli ora conduce per 3-1. D'accordo, la rete del vantaggio è stata fortunosa perché c'è stato l'autorete appunto di Wallace, poi però il terzo gol è arrivato con la conclusione di Mario Rui, deviata altrettanto casualmente da Zielinski nella porta dell'incolpevole Stracoscia. Ora staremo a vedere se la Lazio proverà a reagire, sicuramente lo farà, ma il Napoli evidentemente sulle ali dell'entusiasmo adesso potrà giocare la partita che vuole, non dico di attesa di ripartenza, ma sicuramente sfruttando le ansie della Lazio di andare a giocare questa volta non negli spazi ma in pertugi veramente molto molto ristretti, perché immaginiamo che la formazione di casa adesso vorrà cercare un atteggiamento più accorto dal punto di vista tattico, visto che siamo giunti al 13° della ripresa e visto che è in vantaggio di 2 reti. Ha avuto un valore immenso il pareggio di Caglion prima dell'intervallo. Attenzione però ancora la Lazio che avanza, palla al piede con Immobile, da questi a Milinkovic-Savic al limite destro, pallone sul fondo, pallone masticato dal giocatore serbo, dal quale è lecito secondo me pretendere più precisione, più freddezza, più capacità di incidere in quella zona del campo. Ai 18 metri con lo specchio della porta spalancato deve andare a calciare dentro appunto quello specchio. È come se un suo maldestro coinquilino avesse tirato al posto di Milinkovic-Savic, c'è uno che gli abita dentro che non ha i suoi piedi, diciamo. Sì, infatti. Intanto Lukaku e Caicedo si stanno scaldando per la Lazio, vuole cambiare qualcosa nel suo scacchiere Simone Inzaghi, che in questo secondo tempo, in questi primi 11 minuti, anzi adesso sono 14, ma insomma al 9° minuto e mezzo ci sono state le reti che hanno deciso poi il parziale, almeno relativamente a questo momento. Il Napoli che adesso ha trovato forza, ha trovato coraggio, ha trovato entusiasmo grazie a questi 2 gol, quelli segnati nella sua porta da Wallace e quello di Zielinski, anche se del tutto involontario dopo la conclusione ad opera di Mario Rui. Un Napoli che conduce per 3-1, un Napoli che si fa vedere sulla corsia di sinistra ancora con Zielinski, da questi ad Insigne, tocca di sponda per Mario Rui che sta per arrivare. Mario Rui che, dobbiamo dire, in questa serata non sta facendo rimpiangere troppo Goulam, così come Zielinski non sta facendo rimpiangere Hamsik, anche se adesso il suo slalom è stato fermato. Allora Milinkovic-Savic per il contropiede della Lazio, ancora Ciro Immobile prova ad affrontare la difesa schierata della Napoli, affonda il piede sull'acceleratore, cerca e trova Luis Alberto sulla corsia di sinistra, si fa vedere Lulic al vertice dell'area di rigore, si ferma, vuole ancora lo spagnolo, lo scambio tra i due con Lulic che però non viene servito, è proprio Luis Alberto che va in profondità col compagno di squadra, prova a scambiare, stava arrivando Ciro Immobile per la conclusione dalla distanza favorevole, è arrivata la chiusura della difesa del Napoli con addirittura Zielinski che ha spazzato il pallone in fallo laterale. 2 cambi ora per la Lazio, Gianfranco Coppa. Sì, a questo punto esce Lulic se non sbaglio ed entra il numero 5 Lukaku. Sì, quindi il primo cambio, esce Lulic abbastanza, un esterno per un altro, esatto, non cambia stanco, moltissimo, diciamo stanco, mentre Caicedo dovrebbe andare a dare maggiore Luis pressione, Alberto, esatto, pari, su Luis Alberto che è il platinato che ci lascia il campo, ed entra Caicedo che ha una maggiore vigore, prestanza fisica rispetto alla tecnica ottima di Luis Alberto. È sempre 3-5-2 però con più forza fisica sulle corsie esterne con Lukaku rispetto a Lulic, magari meno tecnico, ovviamente meno sagacia tattica, e un attaccante Caicedo al posto di una seconda punta classica come Luis Alberto, capace di illuminare il gioco, è certo più fisica. Ora la Lazio lì davanti che però mantiene, ripetiamo, il suo assetto costante tatticamente parlando, che è il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Wallace sulla destra, ancora per Marusic, interviene su di lui Mario Rui, partita però splendida dobbiamo dire del portoghese che adesso guadagna palla da centralmente a beneficio di Jorginho, si fa vedere Zielinski, poi Allan all'altezza dei 40 metri, il movimento di Caicedo incontra il pallone, poi il gioco di sponda a ritroso con Usai che gli restituisce il possesso sul settore di competenza che è quello destro, sfera che viaggia ancora sui piedi di Jorginho, si affida al possesso palla, ora viene Napoli, un diciamo così fondamentale del quale è abbastanza maestra la squadra di Maurizio Sarri. Sì, certamente, certamente, adesso è una squadra che sa giocare. A proposito di Rui, ci tengo a sottolineare che non è proprio l'ultimo trovatello, diciamo, è vero che Goulam è un grande assente, ma è un giocatore di ottima esperienza e anche la non felicissima esperienza con la Roma, però lo ha migliorato nel sentire la difficoltà di certe partite rispetto a quando giocava e bene nell'Empoli. Nel frattempo siamo giunti al 17° nel corso del secondo tempo, il Napoli conduce per 3
3-1 sulla Lazio, una Lazio che aveva giocato un primo tempo di notevolissima e pregevolissima fattura e poi crollato sotto i colpi di un Napoli molto molto volitivo, molto desideroso di questo risultato, perché è un risultato che riporterebbe la formazione di Maurizio Sarri, nel frattempo espulso alla fine del primo tempo, però lo ricordiamo, per proteste al primo posto in classifica e quindi scavalcando nuovamente la Juventus, che sembra non far conoscere pause al proprio andamento, al proprio ruolino di marcia assolutamente invidiabile, se non ci fosse quest'anno questo Napoli capace di ribaltare partite così complicate come quella di stasera con le balee. Attende Caicedo, sposta il pallone sul settore di sinistra dove si fa trovare Mario Rui, ancora il portoghese che poi va in profondità per Insigne, pallone completamente sbagliato, Insigne che allarga le braccia come a dire ma la volevo sui piedi, bastava farmela piano piano, dritta per dritta. Invece c'è stato un passaggio veramente sbagliato, si è scusato il portoghese, beccato anche da Koulibaly. Intanto si riscalda Albiol, tenuto in panchina prudenzialmente, credo che Sarri, preoccupato della fisicità di Caicedo, voglia contrapporre un centrale vigoroso anziché Tonelli. Non ha demeritato Tonelli fino a questo momento, a dire il vero, mentre attenzione che c'è un altro cartellino giallo per Parolo forse, sì. o forse per De Vrij? No, sì, è De Vrij l'ammonito, sì. De Vrij l'ammonito, che è entrato in maniera piuttosto rude sul solito Allan, stasera Allan le ha prese da tutti, poverino. Sì, è un punch in bolla. Le prende da tutti. Siamo al 19° minuto, nel corso del secondo tempo, al San Paolo di Napoli. Napoli conduce sul Lazio per 3-1. Noi torniamo a Roma, Saxa Rubra, su di Rai per la messa in onda del secondo ed ultimo mini spot della serata. La mia vacanza è un tuffo nel mare cristallino, 180 chilometri di costa premiati da 17 bandiere blu. Alle Marche, l'Italia in una regione. turismo.marche.it. POR, Fondo Europeo Sviluppo Regionale, 1420. La fisicità della Lazio adesso cerca di incombere la formazione biancoceleste all'interno della tre quarti campo avversaria, ma ovviamente la tecnica del Napoli riesce a sopprimere questa volontà da parte degli avversari. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 20° minuto nel corso del secondo tempo. Il Napoli che conduce sulla Lazio per 3-1, Lazio che si era portata in vantaggio nel primo tempo all'inizio, al quarto minuto con De Vrij il pareggio, al 43° di Caicedo, poi nella ripresa nel giro di 11 minuti l'autorete di Wallace, il gol segnato da Zeni sulla conclusione di Mario Rui. Napoli che quindi in vantaggio per 3-1, ora Koulibaly all'indietro per il proprio portiere, si tratta di Pepe Reina che attende tutti i secondi possibili prima di appoggiare corto a beneficio di Jorginho. Allan non finisce mai, il numero 5 brasiliano ex Udinese, per Mertens, poi Caicedo, un avversario non il secondo, va Milinkovic-Savic a cercare un tunnel che però Jorginho gli inibisce andandogli a sradicare il pallone dai piedi, anche calato dobbiamo dire Milinkovic-Savic in questo secondo tempo. Nel primo tempo aveva fatto sostanzialmente quello che voleva, non era un giocatore marcabile, adesso sta segnando un pochino il passo il giocatore serbo. Sì, è molto stanco, si vede anche nel passo, nella velocità, nello scatto quando la palla è nel... certo, saprà sempre inventare qualcosa, ma fisicamente un po', diciamo, meno brillante, certamente meno brillante del primo tempo. Adesso commette anche un fallo, quindi si ripartirà da un calcio di punizione per il Napoli. È una partita questa tra Napoli e Lazio che sta ripercorrendo in qualche modo ciò che è successo all'andata, no? Quando la Lazio nel primo tempo sembrava assoluta padrona del campo, poi gli infortuni, tanti dobbiamo dire, della formazione biancoceleste, un'ecatombe praticamente senza difesa, formazione di Inzaghi, ne prese 4 la finale della partita premiò appunto il Napoli che vinse per 4-1, mentre attenzione ora Koulibaly che sposta il gioco da sinistra all'estremo settore di destra dove si trova Usai. Siamo al 21esimo, il Napoli che conduce per 3-1, Jorginho in cabina di regia vuole la profondità per Insigne all'interno dell'area di rigore, va ad ostruirgli il tentativo di percussione è proprio verso l'area avversaria, anzi verso la porta avversaria. Marusic, gli applausi comunque di Lorenzo Insigne al indirizzo del suo compagno di squadra con la rimessa dal fondo che va ad effettuare Stracoscia da questi per Wallace all'interno della sua area di rigore, lo scambio tra i due, Stracoscia che va in rinvio con il piede destro, Milinkovic-Savic incontra il pallone, gioca di sponde di prima bene per Parolo, scambio tutto volante tra i giocatori della Lazio, ma Caicedo stasera sembra avere una marcia in più e sembra ritornato il Caicedo del girone
andata quello che imperversava sulla corsa di destra senza lasciare scampo agli avversari. E allora la triangolazione questa volta a sinistra, Insigne, Mario Rui, attacca Mario Rui centralmente il portoghese, la triangolazione questa volta con Mertens, si fa vedere Allan ai 25 metri, prova l'imbucata in mezzo, questa volta non c'è intesa, con lo stesso Insigne, con Wallace che esce bene dalla propria difesa, va ad appoggiare per Lukaku dalla corsia di sinistra, prova ad evitare l'avversario che lo mette giù, l'arbitro che resta il gioco, comanda il calcio di punizione in fuori della Lazio, i minuti sul cronometro che sono 22 nel corso del secondo tempo, la Lazio è sotto, conduce il Napoli per 3-1 e c'è una sostituzione, la terza, sta per entrare Nani al posto di Coppola, Lucas Leiva, e quindi fuori un centrocampista, dentro un attaccante. Adesso io credo che cambi anche l'assetto tattico della formazione biancoceleste, si andrà ad una sorta di 4-4-2 se Radu andrà a fare l'esterno di sinistra con Marosic che viene retrocesso sostanzialmente nella posizione di terzino destro, con i due centrali che saranno De Vrij e Wallace, e quindi con quattro centrocampisti, Parolo, Milinkovic, Savic, anzi 4-3-3 scusate, e Lukaku, e poi appunto lì davanti Nani e con Immobile e lo stesso Caseido, 4-3-3, cambiato così l'assetto tattico della Lazio, così almeno ci sembra di vedere, poi vi saremo più precisi quando ci sarà una rimessa dal fondo ad opera del Napoli, lì capiremo la Lazio come andrà a sistemarsi all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo Parolo all'indietro per De Vrij che attacca, palla al piede, libero Lukaku sulla corsia di sinistra, riceve il pallone, lo insegue Isai, allora il belga ferma la sfera proprio all'interno della tre quarti campo avversario accanto alla linea laterale, vuole, ottiene, lo ottiene l'aiuto di Radu, da questi a Milinkovic Savic, prova l'imbucata quest'ultimo nel cuore dell'area di rigore, il colpo di testa di Koulibaly in anticipo su Caseido, Napoli che prova a ripartire, Mertens di sponda, Kayekon va a porgere corto per Allan, cercano di distribuirsi, anzi di scambiarsi il pallone in due, lo stesso Allan che guadagna comunque tra gli applausi della folla del San Paolo di Fuorigrotta, una rimessa laterale, l'intervento in chiusura è stato è quello di Lukaku, il pallone adesso giocato dalla corsia di destra dai giocatori di Maurizio Sarri con lo stesso Kayekon che è ovunque, che sposta sul settore di sinistra il pallone, c'è Mario Rui, c'è Insigne accanto alla fascia laterale, gli si va incontro Marusic, lo salta Insigne, ritorna su di lui, però Marusic riesce in qualche modo a conservare il possesso del pallone, poi Nani che affronta il connazionale Mario Rui, lo ferma Mario Rui, gioco di prestigio dei giocatori del Napoli nello stretto, si innervosiscono quelli della Lazio, alla fine Caseido mette fuori, ma lì è chiaro che se scherzi col fuoco, vincendo 3-1 con questi giochetti nello stretto, gli avversari si arrabbiano, qualche calcione lo rimedi sicuro. Purtroppo sembra un po' quasi come fosse un atteggiamento irridente, sì. E quindi non va bene. Intanto Kayekon sulla destra per Usai, lui spinge in maniera convinta verso l'area di rigore, salta Lukaku che ritorna sui suoi passi, però Usai ha una forza fisica incredibile, riesce in qualche modo a riottenere il possesso del pallone, lo dà al vertice destro, Allan stringe verso il limite, la punta del piede e poi la conclusione dalla distanza con la ribattuta di Stracoscia, è dalla breve distanza questa volta il tiro di Mertens che finisce sul fondo, quando il belga però era già in posizione di fuorigioco, c'è stato se non andiamo errati Jorginho che ha provato il tiro a giro verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Stracoscia, l'intervento dell'estremo difensore della Lazio, la respinta corta e poi il tentativo di tap-in violento dopo i miri di Mertens però da posizione irregolare. Siamo giunti al 25esimo minuto nel corso del secondo tempo, il Napoli che conduce per 3-1, il Napoli che adesso ci sembra in fiducia e le giocate riescono agli uomini di Maurizio Sarri, così come non era accaduto per la verità nel corso del primo tempo, per lunghi tratti del primo tempo quando la Lazio imperversava grazie al suo gioco di rimessa d'accordo ma molto molto ordinato e efficace grazie alle geometrie imposte alla manovra da Luis Alberto e soprattutto da Milinkovic Savic, il primo è uscito dal campo per far spazio al Caseido, il secondo sembra aver segnato un po' il passo dopo una prima frazione di gioco assolutamente sublime. Adesso attenzione a Kayekon che punta Lukaku e va da Insigne, si gira da Jorginho sul settore di destra, ecco Usai pronto a giocare il pallone per Allan, ovviamente adesso gli uomini di Maurizio Sarri spostano quel pallone nella maniera più veloce possibile, si va al massimo a due tocchi proprio per mandare a vuoto il tentativo di pressing da parte degli avversari e quindi far sprecare energie ad una Lazio che quel pallone dovrebbe riconquistarlo in qualche modo per andare ad insidiare l'area di rigore avversaria e per rimettere in discussione il risultato della partita. Il parziale preme gli azzurri in vantaggio per 3-1, ora attenzione però a Zielinski che sbaglia, Milinkovic Savic che in traffico riesce a far permettere il pallone a un compagno di squadra e poi cattura un pallone vagante all'interno del cerchio centrale del campo, a Lukaku che si libera sulla corsia di sinistra, il movimento di Caseido invece quello di Ciro Immobile in posizione di ala viene inseguito da Tonelli che lo sposta verso la linea laterale con grande esperienza, dobbiamo dire Tonelli fino a questo momento ha tutt'altro che demeritato, infatti intercetta il colpo di tacco di Immobile che tentava di premiare proprio Lukaku. Tonelli, grande prestazione,
Insomma, deve dire grazie lui sia a Maurizio Sarri per averlo portato al Napoli. Questa sera però Sarri deve dir grazie al suo ex allievo ai tempi del Castellanca. E ora Sarri dirà naturalmente che una volta appresi tutti i meccanismi ha potuto rischiare di farlo giocare, e ha ragione lui. Tonelli però c'ha esperienza e grinta. Comunque devo dire che il Napoli ha una prepotenza sulla destra, Caglione, Isaie in appoggio, sempre Allan che in questo momento non ha a sinistra, nonostante l'eccellente prova di Mario Rui. Eh sì, dal punto di vista fisico è chiaro che Usai, che Allan, che Caglione possono darti qualcosina di più rispetto alla tecnica della quale dispongono Mario Rui e Lorenzo Insigne con lo stesso Zelischi, ma insomma eccolo il fraseggio è tra i tre, con Mario Rui che questa volta non aggancia la respinta corta da parte del centrocampo della Lazio, con Casaedo che si addormenta sul pallone, con Insigne che lo fa suo, il tocco di Insigne, di Zelischi per Jorginho, gran giocata Insigne e poi nuovamente Zelischi da sinistra, entra in area di rigore, passo doble, finta, imbucata in mezzo, il tocco, la rete meravigliosa di Dries Mertens, il poker calato del Napoli, giocata suntuosa degli uomini di Maurizio Sarri, triangolazioni a ripetizione senza dare punti di riferimento ai difensori della Lazio, e alla fine l'esterno di Zelischi per Mertens che arriva di rincorsa all'interno dell'area piccola, sfiora con l'esterno piede accarezzando la traiettoria e depositandola lentamente ma inesorabilmente alle spalle di Stracoscia. È un Napoli di lusso quello del secondo tempo, siamo al 28esimo, il Napoli conduce sulla Lazio per 4-1. È un Napoli veramente straordinario che sente questo campionato, che può portarlo a casa, e ha dato un secondo tempo prezioso, lo ribadisco, andare al riposo sull'1-1 e non sullo svantaggio, ma adesso è un Napoli straripante che riesce a mettere di nuovo in velocità quei 7, 8, 10, 12 passaggi consecutivi che sbarellano completamente gli avversari, e in questo caso Zielinski ha costruito tre quarti dell'azione che poi Dries Mertens ha concluso con quel tocchetto. È un Napoli che incanta per volume di gioco, per velocità, e che riesce a ribaltare con cinismo le gare che altrimenti non gli succedeva negli anni precedenti. Facciamo un minimo di autocritica, Coppola, com'era la storia del settore di destra e quello di sinistra? Le azioni capitano, però devo dire che a destra, a mio parere, ha un vantaggio. No, ma anche al mio, però siamo stati immediatamente smentiti. Intanto attenzione alla Lazio che prova in qualche modo a recuperare, diciamo così, le file di questa partita. Siamo giunti al 29esimo nel corso del secondo tempo, 4-1 per il Napoli. Ma insomma, questo secondo tempo che vada, credo che vada a iscriversi nella storia di questo campionato in maniera forse decisiva, Coppola. Sicuramente recuperare una gara così delicata in casa e poi portarla, diciamo, su un vantaggio così ampio dopo essere stato sotto, non è il primo episodio, però è un Napoli che sul piano caratteriale, oltre che tecnico-tattico, è convincente. Attenzione, Insigne imperversa sulla corsia di sinistra, lo inseguono in due. De Vrij ora prova a fermarne l'impeto, parte il traiettore, traversore deviato con Lukaku che alza poi il campanile all'interno della sua area, De Vrij che colpisce di testa. Ora il Napoli veramente si accanisce, imperversa su una Lazio che sembra aver smarrito le fila del discorso. Ripetiamo, una Lazio che nel primo tempo era stata semplicemente perfetta, oltre che bellissima, aveva messo alla frusta i giocatori di Maurizio Sarri, poi quel pareggio raggiunto da Caicon al 43esimo, come opportunamente più volte fatto notare Gianfranco Coppola, ha cambiato le sorti della partita, perché andare a riposo sotto di un gol, recuperare la partita punto, è veramente complicato anche dal punto di vista psicologico per la situazione che si è venuta a determinare in campionato con questa Juventus che non molla di un millimetro. Invece sono arrivati prima il pareggio e poi l'autorete di Wallace, il gol segnato da Zelischi, quello segnato da Mertens, semplicemente splendido. È un Napoli che adesso sta dettando legge all'interno del terreno di gioco, con Mario Rui sulla corsia di sinistra, con la finta e la gioco a rientrare verso Mertens, il pallone che viene lisciato da Lukaku, recuperato sulla destra da Caicon, sta per arrivare Allan che punta agli avversari, è andato anche in qualche modo adesso il giocatore della Lazio Milinkovic-Savic a cercare un po' di copertura all'interno e di interdizione all'interno della propria tre quarti campo, ma il Napoli sembra assolutamente padrone della partita, sembra assolutamente padrone della situazione e ha saputo, ripetiamo, gestire un momento molto molto difficile. Insigne, attenzione, la triangolazione con Mertens, la triangolazione che arriva Insigne, destro e la parata di Stracoscia, è spettacolo puro a fuori grotta. Siamo al 31esimo, il Napoli conduce sulla Lazio per 4-1. È un Napoli veramente che adesso giganteggia su una Lazio, devo dire, addirittura indebolita nei cambi. Io questo Caicedo al posto di Luis
Alberto, francamente è molto deludente questo cambio, l'apporto di questo giocatore massiccio, ma in una fase così convulsa di partita con poche opportunità, il tecnico spagnolo mi sembrava, attaccante spagnolo mi sembrava più indicato, insomma, alla bisogna. Ha cercato forse un po' più di fisico, di presenza fisica nell'area di rigore del Napoli Simone Inzaghi, ma poi se ti affidi ai lanci lunghi e non controlli il pallone contro questo Napoli finisci per perdere la superiorità numerica in mezzo al campo e sono veramente dolori, come ha dimostrato la formazione di casa. Ora il contropiede del Napoli della Lazio, scusate, dalla corsia di sinistra con Nanni che prova ad andarsene. Spietato su di lui Allan, ma che partita ha giocato Allan? Adesso andrà a riposarsi, entrerà Rob tra qualche minuto perché non è possibile. Prenderà anche un bel numero di applausi, ma credo che, anche considerando che giovedì c'è Napoli-Lipsia di Europa League, credo che risparmierà un po' questo brasiliano che veramente ci mette cuore, gambe e anche senso tattico. Possiamo dire che il Napoli è la squadra favorita per la vittoria in Europa League? Bisogna che però creda di sprecare energie per questa esperienza. Se si convince che è un'avventura da tentare, certamente sì. Se pensa di dover gestire quasi un ostacolo nel corso della stagione, meno. E allora siamo giunti alla 33esima ed effettivamente i ragionamenti di Gianfranco Coppola non fanno una piega, perché insomma qui magari con l'organico non numerosissimo a disposizione dovrà fare i conti Maurizio Sarri nella fase in cui quel pallone diventa pesantissimo, ed allora magari l'Europa League, non dico che possa diventare un ostacolo, e comunque può diventare sicuramente un dispendio di energie in vista dell'obiettivo principe, che è sicuramente quello dello scudetto. Il Napoli sta assolutamente meritando di lottare per lo scudetto con la Juventus di Massimiliano Allegri. Allan, sventagliata precisissima sull'estremo settore di sinistra, Insigne, serie di passi doppi, palla sul destro, tacco, arriva per lui, cross in mezzo, in qualche modo la difesa della Lazio è un Napoli di una bellezza veramente difficile anche da raccontare, gentili ascoltatori, per quello che riesce a costruire in velocità, con scambi strettissimi, con giocate fantasiose, con triangolazioni di precisione inaudita all'interno del terreno di gioco. Allan, ancora lui, prova ad andarsene Jorginho, Allan che recupera il pallone, lo dà all'indietro per Callejon, si fa vedere a sinistra Insigne, ferma con il petto di prima, ancora per Zelinski che gli restituisce palla, poi il tentativo di traversone, Parolo che si oppone, arrivano i giocatori del Napoli a riconquistare la sfera, Koulibaly in sicurezza sul settore di sinistra lì dove si trova Mario Rui, minuti sul cronometro che sono 34 nel corso del secondo tempo, e Napoli che adesso riesce anche a divertire il suo pubblico, un pubblico appassionatissimo che lo sta spingendo verso questa vittoria che potrebbe rivelarsi, se non decisiva, sicuramente molto molto importante per la lotta a scudetto. Ci sono gli applausi di tutto lo stadio, siamo a 2 minuti di possesso palla consecutivi, tutto lo stadio in piedi, è una standing ovation continua. Quella è permanente, quella di fuori grotta per i ragazzi di Maurizio Sarri. Che partita, gentili ascoltatori, che secondo tempo quello del Napoli. Mertens, Allan si fa vedere, Usai preferisce Allan appoggiare dietro per Koulibaly, la Lazio non riesce più a toccare un pallone, è il Napoli che imperversa nella metà campo avversaria, sulla settore di destra con Ekayekon che stringe, evita un avversario, evita il secondo, va adesso nel cerchio centrale del campo dove Koulibaly di prima intenzione allarga sul settore di sinistra, gli olè del pubblico del San Paolo a scandire la manovra addio nel Napoli, che stasera ha dato prova di forza, di carattere, di bellezza di gioco, di efficacia offensiva assolutamente di grandissimo livello in questo torneo, in questa partita, per il proseguo della stagione una promessa, forse la vorranno mantenere, anzi sicuramente la vorranno mantenere gli uomini di Sarri. Finta di Allan che manda a vuoto Casedo, il pubblico di fuorigrotta letteralmente impazzito, la Lazio che non sta toccando il pallone io credo a 3 minuti e oltre, sì. È veramente incredibile, Coppo. Sì, effettivamente è un torello, diciamo, a gran velocità, quasi imbarazzante per gli avversari, e adesso finalmente riesce a interrompere la Lazio. Però questo conferma cosa? Concentrazione, preparazione, allenamento e anche crederci in certe situazioni. Ecco, aver riagguantato quel pareggio a fil di intervallo è stato molto importante, si sono parlati negli spogliatoi, è una gara che anziché da recuperare bisognava vincere. Allora, che cosa succede? Succede che sta per entrare Rogue, e probabilmente al posto di Allan, poi Insigne ha fatto cenno, aspetta un attimo, poi invece si decide, sì, esce Allan, io credo che debba venirlo giù lo stadio per gli applausi a questi giocatori, a questo Allan che stasera, io non so che...
c'è stato un momento in cui ha tenuto da solo il centrocampo del Napoli. Nel primo tempo sì, è stato preziosissimo quando il Napoli pagava, non riusciva Jorginho ad infilare i passaggi tra centrocampo e attacco. Allan ci ha messo grinta, coraggio, andando a duellare pesantemente con numerosi avversari, Ljulic in testa, ma veramente con un'intensità straordinaria. La stessa squadra che lo va a salutare gli riconosce un impegno e un coraggio veramente notevole. E poi è un giocatore che ha un cross da una parte all'altra del campo senza sbagliare, molto preciso, ha dei piedi buoni, nonostante diciamo sia più che un ibrido, va a gasolio, a benzina, forse anche a pannelli solari. Infatti è così, comunque non si ferma mai, questo è poco ma sicuro. Ancora adesso il Napoli, proprio con il nuovo entrato Rogge, che cerca di evitare un avversario, appoggia sulla settore di destra dove si trova Caillecon, centralmente Jorginho alza lo sguardo per cercare in profondità Mertens, non lo trova per la chiusura di De Vrij, retropassaggio verso Marusic che prova a scambiare con Parolo, ora assediato dai giocatori di Maurizio Sarri, Parolo che sventaglia il pallone in avanti, c'è il tentativo di testa riuscito di Casedo, non riesce però l'aggancio a Immobile, ed allora con classe il Napoli e con precisione va nuovamente a questo suo fraseggio entusiasmante all'interno della tre quarti campo avversaria, tutti tocchi corti ma altrettanto precisi, altrettanto estenuanti per i giocatori della Lazio che provano a entrare in pressing ma che vedono elusa quella loro pressione, quello loro sforzo fisico dalla tecnica degli uomini in azzurro. Ancora Rog, sempre per Zelinski, anticipato ma c'è alle sue spalle Mario Rui che disegna la traiettoria per Jorginho, attenzione Jorginho che attacca nello spazio, prova la conclusione dalla distanza, pallone che finisce distante dai pali della porta, difesa di destra coscia con i minuti di gioco, sono 38 nel corso del secondo tempo, il Napoli in vantaggio sulla Lazio per 4-1. E certo ha poco da rimproverarsi questa Lazio, perché aveva giocato una prima frazione veramente splendida, aveva meritato forse di chiudere in vantaggio il primo tempo, anzi senza forse, sicuramente ha subito il pareggio al 43esimo, aveva dominato la scena per una quarantina di minuti e oltre. Insomma, nel secondo tempo il Napoli radicalmente cambiato, ora sta mettendo a paro la difesa della Lazio con queste triangolazioni strette, impreciso il tocco di ritorno di Insigne per la corsa, seppur volenterosa e dinamica, di Caillecon. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti ormai al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo. La Lazio cerca in qualche modo di costruire e manovra, adesso arretrando addirittura anche Nani nel tentativo appunto di trovare palloni giocabili, in qualche modo di mantenere quel pallone tra i piedi delle maglie biancocelesti, perché ogni volta che se ne impossessa il Napoli sono dolori per la retroguardia di Inzaghi. Ora Wallace non riesce a controllare una traiettoria che è finita oltre la linea laterale, è un Lazio che evidentemente anche dal punto di vista psicologico sta pagando qualcosina. C'è un altro cambio, esce Caillecon, al suo posto entra con il numero 11 Cristian Maggio, una vecchia guardia, il Napoli dalla ripartenza dalle serie inferiori ad oggi, è un giocatore di assoluta serietà che ha riconquistato nel tempo la stima assoluta di Sarri, che so che tra quelli ai quali Sarri ogni tanto chiede persino qualcosa, perché è un giocatore di una straordinaria serietà, e quindi adesso l'opportunità per lui di andare a supportare i centrocampisti e dando un po' di fiato a Caillon, che è stato inesauribile e preziosissimo, oltre che determinante in due occasioni. Franco, c'è uno striscione in curva, io non leggo cosa c'è scritto, però vedo i tifosi molto molto eccitati, attenzione Insigne dalla distanza ancora con il suo tiro che finisce al lato. Siamo giunti al minuto 40, diciamo nel corso del secondo tempo, il Napoli che conduce per 4-1, il Napoli che vede quindi questo controsorpasso a spese della Juventus, che ieri era riuscita a condurre in porto una partita difficilissima in quel dell'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che l'aveva messa in difficoltà per lunghi e lunghi minuti. Adesso la Lazio praticamente è uscita dal campo, è una Lazio che non riesce più a giocare palla e del resto ha dovuto reggere all'onda d'urto di un Napoli che dall'inizio del secondo tempo fin quasi alla mezz'ora letteralmente imperversato nella tre quarti quanta avversaria, creando lo sconquasso nella difesa di Inzaghi, mentre attenzione che ci prova Marusic da destra per il traversone in mezzo, sta per arrivare Immobile, riesce sia a toccare il pallone a non porgerlo però a Casedo, diventa soltanto una telefonata, un passaggio per il portiere Pepe Reina, che in questo secondo tempo è stato sostanzialmente
spettatore non pagante, Coppa. Sì, assolutamente sì, proprio anche a maniche corte avrà sofferto ancora di più. Infatti, perché fa freddo. Intanto Lukaku nel suo sforzo contro Osai, uno sforzo che ha successo, forse è strattonato Lukaku, non secondo il direttore di gara che ha concesso la norma del vantaggio, si rivede anche Milinkovic Savic che è sparito, dobbiamo dire, nel corso della ripresa, quell'onda d'urto del Napoli che ha messo alle corde anche il talento evidente, cristallino, di questo giocatore serbo che nel primo tempo aveva dato veramente spettacolo. Ci prova la Lazio con Nani, da questi a Caseido, il lancio per Immobile al limite dell'area, la palla sul destro, Immobile si allunga troppo, Koulibaly va a chiudere la serie di rimpalli alla fine. Ben ragione al Napoli con il pallone ancora messo giù dai difensori della formazione allenata da Maurizio Sarri, portato in avanti da Cristian Maggio per Rog, triangolazione lunga, Rog che non ci può arrivare, la chiusura questa volta di Rado, poi Lukaku che si libera di un avversario, ancora Osai dalla corsia di sinistra, appoggia verso Nani, la portoghese ex Manchester United, va allo scambio con Milinkovic Savic, siamo al 42esimo nel corso della ripresa, il Napoli conduce per 4-1 e sulla Lazio una partita che adesso ha veramente ben poco da dire, almeno rispetto al risultato, al significato del risultato intendiamo dire. Credo Gianfranco Coppola si possa andare già in sede di commento. Io direi di sì, perché la Lazio ha mollato anche nell'inseguire alcuni palloni, quindi ormai ritiene il clamoroso al San Paolo impossibile. Certamente una sconfitta pesante che la terza consecutiva mortifica l'eccellente primo tempo, ma bisogna anche dire che Stracoscia ha effettuato 2-3 interventi che avrebbero potuto rendere molto più pesante sul passivo. È chiaro che il portiere deve fare il suo dovere, ma la Lazio nel secondo tempo ha ceduto 8-9 palle gol al Napoli, un po' troppe per una squadra che aveva così ben giocato nel primo tempo. Non mi ha convinto alcuna delle tre sostituzioni, anche Nani piuttosto così evanescente nel cuore del gioco, dove Lucas forse un po' nervoso era a rischio di espulsione, però era stato senz'altro migliore di Nani. Sì, diciamo che Lucas Leiva nel centrocampo della Lazio è una pedina difficilmente sostituibile, poi Inzaghi ha cercato di cambiare qualcosa in corsa perché si è reso conto che la sua squadra era stata veramente messa alle corde dalla Napoli e questi tentativi a volte possono andare a buon fine, altri possono invece stabilire il tracollo, come è successo stasera al San Paolo per la formazione biancoceleste. Siamo al 44esimo nel corso della ripresa, il Napoli che conduce per 4-1, Osai che porta palla quasi al limite dell'area di rigore, al vertice di essa, allargandolo sul settore di destra, il nuovo entrato Cristian Maggio, gioca di esperienza quella di cui è portatore sano, ovviamente preferisce mantenere il possesso del pallone scambiando lo stesso con i propri compagni di reparto, Koulibaly prima, Mario Rui in seconda battuta accanto alla fascia sinistra, in collaborazione, in coabitazione con Lorenzo Insigne che vede tra le linee Jorginho, ottima la prova dell'italo brasiliano, il lancio sul settore di destra per Maggio che era andato immediatamente a attaccare lo spazio alla rovesciata di quest'ultimo per Rog che incombe ed allarmamente Cristian Maggio per Usai, possesso palla come al solito a minutaggio pesante dei giocatori del Napoli, perché nel frattempo siamo giunti quasi allo scadere del 44esimo e già da 2 minuti gli uomini di Maurizio Sarri, appunto il Napoli qui a Fuorigrotta, mantiene il pallone incollato agli scarpini dei suoi protagonisti, stasera più che mai protagonisti di una prova sensazionale relativamente al secondo tempo, un secondo tempo che ha veramente cambiato il volto della partita, una partita che era stata disegnata in maniera assai diversa nel corso della prima frazione di gioco di una Lazio, da una Lazio che aveva interpretato al meglio il suo compito andando a mettere in grande difficoltà il Napoli con la rete di De Vrij all'inizio e con una gestione della partita stessa di notevolissima fattura tecnica e tattica grazie all'ausilio, come abbiamo detto più volte, di Milinkovic Savic e di Luis Alberto che si sono spenti nella ripresa dopo il gol del pareggio alla fine del primo tempo di Caio, con il Napoli entrato in campo all'inizio del secondo tempo con una determinazione, una forza, una voglia, un desiderio tale di prendere di portare a casa i tre punti, o tali di portare a casa i tre punti che hanno consentito appunto alla capolista di riprendersi il primo posto in classifica con una quaterna che sicuramente dirà la sua e potrà dire la sua come diciamo così effetto nello spogliatoio del Napoli nel corso di questo campionato, perché ormai siamo al 45esimo, perché non credo che l'arbitro voglia concedere recupero, perché adesso c'è Zielinski in possesso del pallone, l'autore della rete del 3-1 sulla conclusione di Mario Rui, ed eccolo il portoghese, anche lui autore di una grandissima partita, 2 minuti soli di recupero, anche se ci sono stati dei cambi che forse avrebbero, se mai il parziale fosse stato diverso, convinto l'arbitro a far proseguire qualche giro di lancetta in più questa partita, questo terzo
anticipo della giornata calcistica che consacra il Napoli in testa alla classifica, controsorpasso ai danni della Juventus alla fine di una partita appunto e di una sfida roboante, quella con la Lazio, con un primo tempo ai biancocelesti assolutamente protagonisti e meritevoli di un vantaggio sfumato al 43esimo della prima frazione di gioco dopo la rete di De Vrij alla quarta grazie al pareggio di Keyekon. E poi nel secondo tempo sono arrivati i gol del Napoli, l'autorete di Wallace, poi il gol di Zielinski sulla conclusione di Mario Rui, il 4-1 di Dries Mertens e ora il pallone che viene gestito dai giocatori del Napoli che da lì in avanti non hanno più corso rischi mantenendole il possesso per lunghissimi minuti tra i piedi, ripetiamo, dei suoi protagonisti, esaltando la folla di fuorigrotta, i 40.000 di fuorigrotta che stasera più di ogni altra sera forse vedono possibile il traguardo finale, lo scudetto, quindi vedono possibile la lotta con una Juventus che non molla di un millimetro e che sicuramente accompagnerà questo campionato fino alla fine mantenendo nell'incertezza assoluta fino appunto all'ultima giornata. Il Napoli esce vittorioso dal confronto con un Lazio bellissima nel primo tempo ma assolutamente incapace di affrontare la formazione di Maurizio Sarri nel corso della ripresa, Maurizio Sarri che era stato anche espulso alla fine del primo tempo, manca un nulla appunto al triplice fischio del signor Banti della sezione di Livorno che certificherà il 4-1 in favore del Napoli così come era stato all'andata. Attenzione che ancora in perversa roga nella metà campo della Lazio sulla corsia di sinistra Insigne viene chiamato a fermarsi perché è inutile adesso fare sforzi, è inutile premere il piede sull'acceleratore, è inutile perché sta finendo tutto, anzi adesso è tutto finito perché il Napoli ha battuto la Lazio per 4-1 in questo terzo anticipo di una giornata che sicuramente passerà Gianfranco Coppola alla storia di questo campionato. Certamente il Napoli ha dimostrato carattere soffrendo molto nel primo tempo, ha dimostrato qualità di gioco nella ripresa stravolgendo letteralmente la partita che una buona Lazio nella prima frazione aveva diciamo per larghi tratti quasi dominato con due moduli differenti di impostazione, il 4-3-3 e il 3-5-2, ma è un Napoli che si vede chiaramente ha una fluidità di manovra, una capacità di accoppiare lo studio meticoloso durante gli allenamenti alla qualità anche di classe dei singoli come Insigne, come Mertens e come Caglion. Quindi è un Napoli completo, un domani chi oggi allo stadio di Fuorigrotta e se salta potrà raccontare agli eredi lontani che negli anni 2010-17 giocava un Napoli straordinario come qualità di gioco. Però devo ribadire non soltanto per il primo tempo a Simone Inzaghi la bontà di aver scelto una formazione iniziale, un modulo iniziale che gli stava dando ragione, poi alla fine hanno prevalso la qualità del Napoli, il gioco, l'effervescenza, la classe e devo dire quando gli anni sono in detta come si dice quando si va al casinò anche la sfortunata autorete di Wallace è un segnale. Intanto i tifosi della Lazio vanno ad applaudire, veramente impagabili, i supporter biancocelesti che hanno seguito la loro squadra e la squadra se n'è accorta e si è portata proprio nei pressi dello spicchio che ospita i supporter biancocelesti per ricambiare l'applauso. Giro di campo nel frattempo degli altri giocatori, quelli del Napoli vittoriosi per 4-1 a spese della formazione di Simone Inzaghi che dovrà ragionare sull'accaduto perché siamo alla terza sconfitta consecutiva per la squadra biancoceleste e per la Lazio che comunque ha dimostrato anche stasera relativamente al primo tempo un'ottima cifra di gioco grazie alle sue punte, vale a dire non stiamo parlando di attaccanti bensì di giocatori che hanno una cifra tecnica altissima come Luis Alberto e Milinkovic Savic. Abbiamo praticamente detto tutto di questa partita, l'andamento, il risultato finale, i marcatori, ha vinto il Napoli per 4-1 e di nuovo primo in classifica, l'11 di Maurizio Sarri. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Giulio Falchieri, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Gianfranco Coppola, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Napoli ha battuto la Lazio per 4-1 nel terzo turno di questa giornata di campionato, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte. Rai Radio 1. GR1 Sport.
In studio Alessio Maldini, il Napoli si riprende subito la vetta battendo la Lazio nel terzo anticipo della 24esima giornata. Al San Paolo finisce 4-1 con la settima rimonta della squadra di Sarri. Subito in avvio vantaggio biancoceleste grazie a De Vrij, prima dell'intervallo il pareggio di Calleon. Poi nella ripresa Napoli si scatena e chiude l'incontro in pochi minuti con un'autorete di Wallace, gol di Mario Rui, tiro deviato da Zielinski e Mertens. Un giorno all'improvviso cantano i tifosi del Napoli al termine di una partita dai due volti, forse perfino eufemistica la descrizione di una sfida veramente diversa nelle due frazioni di gioco. La prima con la Lazio in vantaggio dopo 4 minuti e la Lazio capace di inibire ogni tentativo di reazione a un Napoli, una reazione che viene semplicemente in finale del primo tempo appunto al 43esimo grazie a Caillecon. Poi però nella ripresa si gioca veramente un'altra partita perché il Napoli segna 3 gol nel giro di pochi minuti, vince la partita per 4-1, da sfogo a quelle che sono le sue capacità non solo tecniche ma anche evidentemente morali dopo un inizio a dir poco complicato e in una situazione complicata con il sorpasso che era stato operato dalla Juventus alla fine. Festa sotto la curva B con i giocatori che saltano e cantano assieme al pubblico di fuori grotta, un giorno all'improvviso con gli 11 della Lazio che sono comunque andati a ringraziare i loro 1000 tifosi. Terza sconfitta consecutiva per Simone Inzaghi che ora deve guardarsi alle spalle dai concorrenti per la corsa alla Champions League. Napoli, collaborazione tecnica Giulio Folchieri, Francesco Repice, GR1.